questa bella lezione magistralis che ci farà Don Michele Bianco e diamo la parola a Don Carlo Magna, parroco della Basilica Concattedrale di Campagna Santa Maria della Pace. Potete accomodarvi, grazie. Buonasera, benvenuti, ben ritrovati nell'antica cattedrale Santa Maria della Pace di Campagna. Diamo inizio ora alla cerimonia di presentazione della Lectio Magistralis che si terrà tra qualche istante al tavolo della Convenza Professore Granese dell'Università di Salerno, Don Michele Bianco e Padre Alessio del Patriarcato di Costantinopoli. Io passo ora subito la parola a Don Carlo Magna, il parroco della Cattedrale di Campagna. Buonasera e benvenuti nella nostra Cattedrale per un altro degli eventi che vede Dante e la Divina Commedia al centro di un incontro di alto profilo. Il professore Granese altre volte già è venuto qui per gli alunni del nostro magistrale per appunto istruirli su quello che è il messaggio teologico della Divina Commedia. Dante sta avendo ora un'attenzione anche mediatica molto forte, ma noi possiamo dire che già insigni vescovi come Monsignor Demetrio Moscato e lo stesso anche Giuseppe Maria Palatucci nelle loro predicazioni spesso si riferivano al grande dettato teologico e non solo ma anche culturale della Divina Commedia. Saluto i tanti anche fedeli affezionati a Don Michele che sono qui anche ad ascoltare la sua parola e ovviamente anche per la stima che portano al sacerdote sanno molto bene che dalla sua vita scaturisce questa Lectio Magistralis che poi ovviamente ha una grande predicazione anche per quanto riguarda tutto il suo apostolato nella chiesa di Torre le Nocelle. Voi lo conoscete molto bene, per questo noi lo accogliamo con grande stima e grande gioia e ascoltiamo la sua parola. Grazie. La parola ora passerà al dottor Antonio Elefante dell'Università di Salerno. Prima però vorrei dirvi brevemente che questa cattedrale, che è in verità concattedrale, perché Sant'Antonino per Campagna, San Matteo per Salerno e San Donato per Acerno sono i comprotettori dell'intera arcidiocesi. La parola a dottor Antonio Elefante. Buonasera. Innanzitutto mi preme ringraziare a nome mio e della professoressa Pina Basile, presidente della società Dante Alighieri Comitato di Salerno, assente perché influenzata, il comandante dei carabinieri e dei vigili urbani, i rappresentanti della protezione civile e dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri che hanno consentito con la loro presenza il regolare svolgimento della manifestazione. Un ringraziamento al Cavaliere Vito Maglio dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato Sezione di Campagna Giovanni Palatucci, ai docenti Rosa Giulio, Milena Mondarini e Carlo Santoli, ai dottori Loredana Castori e Giancarlo Guercio, nonché sindaco di Buonabitacolo, e infine tutti voi che nonostante il cattivo tempo siete intervenuti per ascoltare una parola che illuminerà la nostra mente, arricchendola di consapevolezza e verità. Ringrazio Michele Aiello, presidente dell'Associazione Giovanni Palatucci, che ha reso possibile questo evento. Ringrazio Don Carlo per la sua sensibilità
mostrata ancora una volta aprendo le porte della concattedrale alla cultura. Il professore granese padre Alessio, del Patriarcato di Costantinopoli, che faranno da degna cornice al bellissimo quadro costituito dalla Lectio Magistralis di padre Bianco. E ovviamente padre Bianco per aver accettato l'invito. Insieme con padre Bianco abbiamo scelto di trattare della figura di Maria, della Madonna, per tre motivi. Ci troviamo in una basilica con cattedrale dedicata a Santa Maria della Pace. Ci troviamo a metà strada tra la festa dell'Immacolata, alla quale sono molto devoti i campagnesi, e il Natale. Ci troviamo alla fine dei festeggiamenti per il 125esimo anniversario della nascita del Vescovo Monsignor Giuseppe Maria Paladucci, anch'egli molto devoto a Maria, in particolar modo all'Immacolata Concezione. Infatti il Vescovo terminava le omelie con le seguenti parole: la Russia si convertirà e il cuore immacolato di Maria trionferà. Il quadro che voi vedete, donato dalla pittrice salernitana Laura Bruno, lo raffigura. Il Medioevo ha venerato la Vergine Maria, soprattutto quando la paura della morte per malattie infettive diffuse, per le invasioni barbariche, rendevano sempre più precaria la vita umana e diventava impellente la richiesta di aiuto divino. La Madonna, nella sua condizione di madre e figlia, unisce in sé la duplice essenza di umanità e divinità. Dante ha interpretato e celebrato la magnificenza di Maria, madre di Dio e madre nostra. Grazie. Ringraziamo il dottor Antonio Elefante dell'Università di Salerno. La parola passa ora, per un breve saluto, a Walter Mangini, rappresentante e presidente dell'Associazione Consumatori. Allora, buonasera a tutti. Sarò breve. Maria, la donna biblica protagonista, e la Vergine eloquente dell'oquace silenzio nel sacrato poema di Dante. Sono lieto, a nome dell'Associazione dei Consumatori Ad Onus della provincia di Foggia, che rappresento, di portare il mio saluto e quella della mia associazione a tutti i convenuti a questo importante evento culturale di Lectio Magistralis, che ancora una volta vede il teologo Don Michele Bianco discutere della figura di Maria. Non solo tutto ciò è indice dell'amore che il nostro Don Michele nutre per la Madonna, ma anche del fatto che la Vergine Santa costituisce una figura sulla quale non si finisce mai di indagare, tanto profondo il mistero che la sua bellezza adombra e attuale il suo messaggio per noi, che viviamo in un tempo caratterizzato da grandi incertezze e da cambiamenti epocali. Il titolo Lectio Magistralis vuole sottolineare una grande verità che Dante stesso ha saputo cogliere, cioè che Maria era presente nel pensiero di Dio già prima della creazione. Maria non la troviamo infatti solo nella pienezza del tempo, nell'evento dell'incarnazione, ma già da quando il tempo stesso ha cominciato a balbettare all'inizio della redenzione. Maria attraversa tutta la storia della salvezza, dall'Eden all'Apocalisse. Per questo motivo, come dice il titolo della Lectio Magistralis che terrà Don Michele, ella è la donna biblicamente protagonista di tutta la storia della salvezza. Ma per Maria essere protagonista non vuol dire esibirsi o mettersi al centro della scena. Maria non si serve del Signore per fare carriera, né per avere consensi popolari o acquisire poteri. Al contrario, Maria ci insegna il nascondimento e il silenzio e ci invita a credere in Dio che rovescia i potenti e innalza gli umili, che ricolma gli affamati e rimanda a mani vuoti i ricchi. L'attualità di Maria è tutta qui, nella semplicità e nell'umiltà, nel suo abbandonarsi alla logica di Dio, che è logica di amore e di prossimità, di condivisione e di servizio. Dante non si è fatto scappare l'intreccio di tutte queste intuizioni. Per questo ha dedicato alla Vergine Madre l'intera sua Divina Commedia, un canto poeticamente e teologicamente perfetto, che presenta Maria maternamente mediatrice, colì che toglie l'uomo dalla selva oscura e lo spinge alla visione pura di Dio.
Ella è sempre presente nell'itinerario spirituale del poeta, che la celebra con profondità dogmatica, compendio di tutta la teologia mariana precedente. Ma tale intreccio non sfuggirà neanche a Don Michele, il quale, sulla scia di Dante, in questi nostri giorni, nella triplice veste di credente, di teologo e di filosofo, ci presenterà Maria nelle varie fasi del viaggio all'umanità. Lei è la nuova Eva che con il suo fiat voluntas tua permette a Dio di farsi prossimo ad ogni uomo, perché ciascuno, volgendo lo sguardo a colui che è stato trafitto, possa trovare la via per conciliarsi con Dio, oltre che con se stesso e con gli altri. Come per Dante il Medioevo, così per Don Michele, sicuramente oggi, nella postmodernità, Maria è la via ineludibile per il ritorno a Cristo e per avere accesso alla contemplazione di Dio. Grazie, Don Michele, sicuramente questa tua Lectio Magistralis, mentre aprirà nuove finestre per comprendere più a fondo il grande mistero di Maria, allo stesso tempo ci inviterà a guardarci dentro per contemplare la bellezza e la grandezza che si nascondono in ogni uomo, creato a immagine e somiglianza di quel Dio che sempre ci stupisce con il suo amore infinito e misericordioso. Allora, do la parola. Allora, do la parola al nostro amico Ferruccio De Meo, che in rappresentanza della preside di Messina, dove il nostro Don Michele andrà e quindi inaugurerà la cosa dei giusti, e quindi le do la parola al nostro. Prego. Buonasera, sono Ferruccio De Meo, sono qui presente quale rappresentante della professoressa Anna Maria Gammeri, che è la preside dell'Istituto di istruzione superiore statale Felice Bisazza, la quale, essendo impossibilitata ad essere personalmente presente, mi ha incaricato di rivolgere questa lettera al reverendo padre Michele. Volendo esternare in modo particolare una stima particolare nei confronti della persona di padre Michele, della sua attività pastorale e invitandolo per giorno 27 gennaio 2018 nei locali del suo istituto nella commemorazione della Shoah. Ora, se mi permette, leggo questa lettera. Sì. Sì, va bene? Sì. Al reverendo professor padre Michele Bianco, docente di etica universale ed etiche contemporanee, master di secondo livello, Università degli Studi di Bari. Illustrissimo padre, in occasione della Lectio Magistralis, che ella tiene oggi su Maria, la donna biblica, protagonista, e la Vergine del loquace silenzio, nel sacrato poema di Dante, rinnovando il ricordo della sua visita al liceo Felice Bisazza di Messina, desidero esprimerle a nome mio personale, degli studenti, dei docenti e del personale tutto, un sentito ringraziamento per la generosa disponibilità e la sensibile premura che ha manifestato nei nostri confronti. Il liceo, nella giornata della memoria, inaugurerà, come già anticipatole precedentemente, il Giardino dei Giusti, uno spazio che all'interno dell'istituzione scolastica conserverà vivo il senso del bene che ha agito in alcuni uomini illuminati in uno dei momenti più drammatici della storia umana, la Shoah. In virtù del coraggio, dell'abnegazione, dell'humanitas di chi ha voluto combattere il male, salvando vite, diventando in tal modo strumento di Dio, il sacrificio di tanti ha trovato sollievo e pietas. Nel novero di tali uomini giusti vi è Giovanni Palatucci, vice commissario che, esercitando la sua funzione di responsabilità, di responsabile dell'ufficio stranieri dal 1937 e poi di reggente della questura di Fiume sino al 1944, ha sottratto al tragico destino della morte imposto dal nazifascismo
migliaia di ebrei. A lui, quale servo di Dio, sarà intitolata nel nostro liceo una targa nell'ambito dell'inaugurazione del Giardino dei Giusti. In un permanente percorso educativo di recupero della memoria storica, civile e spirituale, sentiamo il dovere di promuovere, in quanto scuola, riflessioni che traggano ispirazioni dai valori fondanti la persona umana, quali la giustizia, la libertà, la fede, l'amore per il prossimo. Valori che, purtroppo, anche la storia più recente calpesta e tende ad annientare. Pertanto riteniamo sia indispensabile che si propongano nobili esempi di virtù che fungano per le nuove generazioni da sprone e al contempo da traino per un'azione etica universale che dia sostanza alla vita. Desideriamo rivolgere ancora una volta a lei, Padre Michele, profondo conoscitore di questo giusto, del cui operato cristiano ella ha fatto apprezzare l'importanza, l'invito a tenere il 27 gennaio 2018 una lectio magistralis sul tema della Shoah e segnatamente sulla figura di Giovanni Palatucci. È un onore per noi la sua presenza, anche nella qualità di membro della Commissione dei Periti in Re Storica ed Archivistica, per la causa canonizzazione del servo di Dio Giovanni Palatucci e quale autore del libro Giovanni Palatucci, un giusto e un martire cristiano, nonché in quanto sacerdote che ben conosce e comprende l'intimo mistero dell'animo umano. In attesa di averla tra noi, le porgo a nome personale e di tutto il liceo un deferente e, mi permetta dire, affettuoso saluto, Anna Maria Gallego. Fare la storia di campagna in 5 minuti è una cosa ardua, ma io ci proverò a dirvi qualche cosa che vi rimanga impresso e che voi tornate a casa ritorniate in questo paese dell'Alto Sele. Noi l'anno prossimo, e più precisamente il 26 marzo 1518, una bolla pontificia di Papa Leone X fece freggiare campagna del titolo di città. Quindi il 26 marzo del 2018 inizieranno le celebrazioni per il 500° anniversario. Dove ci troviamo noi adesso? Anticamente, già nel 1400, c'era un'antica collegiata della Giudecca, c'era una prima colonia di ebrei. Qui a campagna c'è stata uno studium domenicano, una sorta di università con le facoltà di teologia e di filosofia già dal 1400 in poi. Ci sono tutti gli ordini monastici possibili e immaginabili dell'epoca, ci sono i basiliani, i camaldolesi, i minimi, i cistercensi, gli agostiniani, i domenicani, i benedettini, tutti i tipi di francescani conosciuti all'epoca, i minori conventuali, il terzo ordine, gli osservanti, i cappuccini, e c'erano anche gli ordini femminili con le clarisse e poi c'erano le monache benedettine. A tali natali a campagna Sant'Antonino Abate Cacciottolo, nata a campagna e morta a Sorrento, molto venerato sulla penisola sorrentina, uno tra i più grandi santi esorcisti della Chiesa Cattolica. Oggi viene venerato come liberatore degli ossessi, degli invasati, dei posseduti dal demonio. Nel 1573 qui cantò la sua prima messa e fu ordinato sacerdote l'eretico monaco nolano, impenitente, pertinace, ostinato frate per la lingua inciova, per le brutte parole che diceva. Stiamo parlando del filosofo Giordano Bruno. Aveva compiuto il noviziato a San Domenico Maggiore a Napoli e quando in un costituto, in una sentenza del processo di Venezia, gli inquisitori chiedono: ma tu da dove vieni, come ti chiami? Lui testualmente risponde:
mi chiamo Filippo Giordano Bruno, sono nato a Nola e sono stato in una città del medesimo regno, la città di Campagna, in un convento del medesimo ordine, il convento di San Bartolomeo Domenicano. E ci dice pure quanto, ai tempi debiti, all'epoca si veniva ordinati sacerdote a 25 anni, vestii l'abito di San Domenico e qui cantai la mia prima messa. Subito dopo la festa del 1656, dove morirà proprio il vescovo di Campagna, Monsignor Avila, arriva a Campagna un'altra grande persona, un grande vescovo sconosciuto del 600, Juan Caramuel, architetto, una figura poliedrica e critica come i suoi frontespizi. Voi immaginate solo una cosa, è tra gli inventori del sistema binario, cioè paradossalmente potremmo dire che il computer, il moderno computer è nato a Campagna, è l'inventore dei caratteri mobili nel mondo della stampa. C'è un rarissimo esempio di prima tipografia, Campagna diventa città dell'arte impressoria nel 1545, quando Aldo Manuzzi a Venezia aveva inventato, tra virgolette, il primo libro stampato. Un altro personaggio importante che noi veneriamo ed è testimonianza il quadro nell'area presbiterale è Monsignor Giuseppe Maria Paladucci, che è stato vescovo di Campagna dal 1937 al 1961. Quest'anno ricorre anche l'anniversario della nomina a vescovo di Campagna. Il professore Granese ha fatto una prefazione al libro di poesie dell'Avvocato De Simone. Don Michele ha scritto un testo di circa 1000 pagine con il nepote di Giovanni Paladucci, l'Avvocato De Simone Paladucci, un olocausto nella Shoah. Invece a padre Alessio voglio ricordare che qui a Campagna, in località Varano, nella frazione Seta d'Arce, si venera proprio la Madonna di Costantinopoli, c'è un'antica immagine. E nella città di Campagna c'erano ben tre eremi, l'eremo di San Telmo, l'eremo di San Giacomo e l'eremo di San Michele, arcangelo. Campagna poi è conosciuta come la città dell'acqua per la china, oppure conosciuta per la città del fuoco, in occasione del 17 gennaio dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate. In più a Campagna c'erano due campi di concentramento per internati civili di guerra, nel convento francescano dell'Immacolata Concezione e nel convento domenicano di San Bartolomeo. Per la qualcosa la città di Campagna ha avuto due medaglie d'oro a merito civile ed è conosciuta come la città della memoria. Oggi a Campagna c'è un museo itinerario della memoria e della pace, un centro studi intitolato a Giovanni Paladucci. Campagna poi è la città delle due oasi del WWF, perché fino a poco tempo fa era l'unico comune in Italia a possedere sul proprio territorio ben due oasi, l'oasi fluviale di Versano e l'oasi del Monte Poveraccio. Io ora cedo la parola al professore Granese dell'Università di Salerno, che condurrà i lavori e sentiremo prima la relazione di padre Alessio e poi la lectio magistralis di Don Michele. Grazie. Ah, ecco qua adesso. Allora, l'incontro di questa sera si inquadra anche nelle attività, come ha ricordato poc'anzi il segretario della Società d'Arte Richieri di Salerno,
nelle attività che il Comitato da Alighieri sta in questi ultimi tempi, diciamo, con molta intensità dedicando a Dante. Tra l'altro, proprio tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, abbiamo avuto addirittura un festival di Dante che è durato ben 3 giorni e che ha naturalmente ha dato la possibilità di raccogliere molte presenze importanti. Quindi questo significa che a maggior ragione si è sentita l'esigenza qui nel Duomo di Campagna, di cui io poi tra l'altro sono stato ospite per ben 2 volte, quindi diciamo un po' gli onori di casa, insomma. Sono stato ospite per ben 2 volte naturalmente di padre Michele Bianco e di padre Alessio, che naturalmente mi tratterranno su un tema molto importante che vi leggo, diciamo, il titolo esatto della Lectio Magistralis che poi terrà padre Bianco: Maria, la donna biblica protagonista e la Vergine del loquace silenzio nel sacrato poema di Dante. Tenendo presente che poi ci sarà anche un'introduzione di padre Alessio su Maria nei padri greci, quindi il tema sostanzialmente è, diciamo, intorno alla figura della Vergine Maria. Io volevo spendere però qualche parola prima per padre Bianco, tenuto conto che anche per i rapporti di amicizia e di collaborazione culturale molto intensa che c'è stata tra me e padre Bianco, sia per la sua figura di studioso, diciamo, che spazia sostanzialmente un po' in tutti i settori, diciamo, penso ai suoi studi filosofici su Kant ed Hegel, all'interesse strettamente storiografico per il grande volume su Palatucci, ma anche la sua invasione di campo nel campo letterario, nel campo strettamente letterario, dove lui ha prodotto degli studi veramente eccezionali, diciamo, non solamente sulla letteratura contemporanea, penso ai suoi saggi molto interessanti su Pascoli, su D'Annunzio, su alcuni autori contemporanei, poeti contemporanei come Lusi, Pasolini, eccetera, insomma, quindi diciamo un'attenzione particolarmente intensa alla poesia, soprattutto come studio particolare anche degli elementi, come dire, caratteristici della poesia a livello fonico, a livello semantico, un'attenzione, diciamo, di scavo interno proprio del tessuto poetico, che è proprio una qualità, diciamo, particolare di padre Michele Bianco. Ma naturalmente i suoi studi più importanti, io tra l'altro ho avuto l'occasione e l'onore di presentare un suo libro importantissimo come per esempio il Reditus ad Leum, che è una grande monografia che lui ha scritto su San Bonaventura, che è un libro fondamentale e che naturalmente è proprio al centro, diciamo, di questi studi intensamente teologici e filosofici di padre Bianco. E l'altro elemento fondamentale è dato naturalmente al suo interesse per Dante. Su Dante noi ci siamo confrontati più volte su alcuni passaggi molto delicati, molto importanti, ricordo ultimamente sul canto 33° del Paradiso, dove devo dire la verità, padre Michele Bianco mi ha fornito delle osservazioni molto importanti, fondamentali, che sono state anche oggetto di una mia relazione. Dunque il tema di questa sera naturalmente è un tema molto importante, perché riguarda appunto la figura della Vergine Maria, su cui, diciamo, a parte gli elementi fondamentali che in un certo senso l'hanno caratterizzata, però c'è una convergenza un po' di tutti gli studiosi, cui poi proprio padre Bianco si è reso in un certo senso artefice, e cioè che la Madonna ha una centralità nel poema di Dante, una centralità tant'è vero che si è parlato del poema di Dante come di un poema mariano. Cioè, elementi, diciamo, questa centralità è fondamentale, tenendo conto che fin dall'inizio, diciamo, della vicenda della peregrinazione di Dante attraverso i 3 regni dell'oltretomba, già c'è, diciamo, il primo movimento fondamentale è dato appunto dalla Vergine Maria, fino naturalmente ad accompagnarla alla parte conclusiva di tutto il poema, come tutti noi sappiamo, il canto 33° del Paradiso, che si conclude come
diciamo, la famosa preghiera alla Vergine, diciamo, di San Bernardo di Chiaravalle. Quindi questa centralità sostanzialmente assoluta della Vergine Maria. Padre Bianco si è dedicato con molta attenzione anche nel Re di Lusa de Deum, cioè questo volume Son Samona Venduta, si è dedicato proprio ad alcuni aspetti particolari, diciamo, della Madonna, come per esempio il problema della Madonna come immacolata, cioè il problema, diciamo, di questa possibilità di direzione, naturalmente, che Padre Bianco non a caso è individuato proprio in Dante, insomma, come uno dei punti fondamentali, oltre che naturalmente anche un'idea in San Bonaventura che viene fuori in questa direzione. Ora però è chiaro che il momento fondamentale, diciamo, come poi sicuramente dirà anche Padre Bianco nella Lectio Magistralis, è dato proprio, diciamo, il famoso incontro che Dante ha realmente poi con la Madonna, con la Vergine Maria. Questo incontro, come noi sappiamo, lo ha la prima volta, al di là, diciamo, questa presenza continua che si sente, diciamo, volta per volta nel poema, però lo ha per la prima volta nel ciclo delle stelle fisse. Tenete presente che Dante, quando arriva nel cristallino, cioè nel cielo delle stelle fisse, si ferma in modo particolare sulla costellazione dei Gemelli, che è poi la sua costellazione zodiacale, e lì per la prima volta, insieme, attenzione, questo è molto importante, insieme col trionfo di Cristo, vede, diciamo, per la prima volta, diciamo, la Madonna. È una visione veramente eccezionale, perché Dante non descrive, questo è il punto fondamentale, non descrive le fattezze, diciamo, della Madonna, ma dà una descrizione particolare, cioè il momento in cui un'intelligenza angelica la circonda e, diciamo, in questo circondarla in modo particolare richiama poi tutto il coro del paradiso, che tutto il paradiso dà le lodi naturalmente di Maria. Poi ha altri due incontri importanti, uno è molto bello, cioè quando a un certo punto San Bernardo di Chiaravalle dice a Dante: guarda lentamente in su e vedi colei che più somiglia nel volto a Cristo, che è appunto, diciamo, questo momento aurorale fondamentale della presenza della Madonna. E qui, ecco, noi l'abbiamo sottolineato più volte, la Madonna, ecco, per Dante si presenta come un'aria fiamma. Allora, fiamma è il segno della pace, perché uno degli elementi fondamentali della commedia, che è appunto riferito alla Madonna, è proprio l'idea della pace, che è fondamentale all'interno del poema. E il terzo incontro importante è quando c'è, diciamo, l'arcangelo Gabriele che gli aveva dato la famosa annunciazione, che apre davanti alla Madonna, c'è, diciamo, ancora una volta questo canto, che è il canto paradisiaco. Quindi sono degli incontri importantissimi. Naturalmente io mi sono soffermato sull'aspetto visivo, diciamo, di quello che Dante vede, cioè soprattutto nell'impiglio, quello che Dante riesce a vedere. Però adesso poi saranno i due illustri oratori e soprattutto la Lectio Magistralis di Padre Bianco a mettere in evidenza quali sono poi gli aspetti filosofici, teologici, diciamo, tutte le implicazioni fondamentali dal punto di vista culturale che ha questo incontro finale che Dante appunto ha nell'ultimo cielo, che è il cielo impiglio. Io penso che da questo punto di vista, diciamo, noi ritrarremo un insegnamento molto importante, perché effettivamente per la presenza degli argomenti, soprattutto, diciamo, per l'interesse degli oratori su questi argomenti, penso che, diciamo, la figura, ecco, in questo caso non a caso la donna biblica protagonista e vergine del loquace silenzio, non a caso questo silenzio che è loquace, cioè un silenzio che parla, sembra c'è un ossimoro, ma proprio nell'ossimoro c'è l'espressione fondamentale. Io penso che noi possiamo effettivamente ritrarre un insegnamento fondamentale. Non a caso la Lectio è magistralis, cioè ci deve insegnare qualcosa. E penso che questo insegnamento possa essere un po' a tutti utile. Vi ringrazio dell'ascolto. Allora, passo la parola a Padre Massimo. Non vi nascondo l'imbarazzo
la meraviglia, lo stupore che provo per essere questa sera qui presenti tra voi in questa storica basilica, perché un monaco, un eremita dovrebbe stare nel suo eremo chiuso tra i monti. E darete gloria a Dio e testimonianza della sua fede nel silenzio e nel nascondimento. Ma la deferente stima, la fraterna amicizia, la filiale devozione che mi legano a Padre Michele Bianco mi costringe amabilmente a approfittare della bontà di cuore degli amici comuni che vengono a prendermi, mi portano, così che io possa esternare lo stupore e l'ammirazione che provo per l'esemplarità del ministero pastorale di Padre Michele e per il beneficio spirituale e materiale che ricevo dalla sua amabile e paterna benedizione. Mi è stato chiesto di parlare di Maria dei padri greci, quando mi è stato detto per poco non morivo di infarto, perché mare magnum, io poverello ignorante come sono, però non potevo nascondermi. Allora ho pensato di non parlare, ma di far parlare chi meglio di me ha detto qualcosa. Su chi? E qua già devo mettere i puntini sulle i, perché prima di tutto la casa di Dio non bisognerebbe fare convegni, conferenze, incontri, perché il luogo consacrato è al culto al Signore. Il resto si può fare dove vogliamo, ma non in un luogo santo, dove o si parla di Dio o si parla a Dio. Ogni altra parola è, direbbe Shakespeare alla fine dell'Otello, inutile. Si adora il Signore più col silenzio che non con le nostre parole. E poi il titolo, Maria. E vi spiegherò perché nessun credente orientale si permetterebbe mai di chiamare la Santissima Madre di Dio Maria. Prima che l'angelo la salutasse, era una insignificante ragazza ebrea di un paese sperduto dell'impero romano. Dopo l'universo si inchina davanti a questa donna, non possiamo più chiamarla come prima. E per non essere di parte ho chiesto aiuto alla voce autorevole di una fedele cattolica, una teologa, una donna, alla quale ho chiesto: mi sai riassumere in breve chi è la Madonna nell'Oriente cristiano? E lei, per prima cosa, ha ripetuto il termine Theotokos. Bisogna imparare questi termini. Dei para, cioè genitrice di Dio. È il titolo attribuito a colei che è chiamata nel Vangelo Maria dal Concilio Ecumenico di Efeso. Nella vita della Chiesa d'Oriente ed è venuto il nome di Maria, la
Theotokos, quello che ne dichiara il mistero personale, inscindibile unione della madre con Dio figlio. Questa è la nostra fede, fratelli, non possiamo abdicare. Dopo 2000 anni di cristianesimo ci riduciamo a cancellare tutto lo sforzo che i santi hanno fatto. Dobbiamo recuperare la bellezza della nostra fede. E ripensavo ai titoli che il nostro sommo poeta, Vergine, Madre, Figlia, Umile, Alta, più che creatura. Mi è stato detto che nelle scuole, nei licei, spesso non si legge la Divina Commedia perché è un libro confessionale. Ma voi capite che quando si arriva al punto di rinnegare la nostra identità, i barbari sono dietro la porta. Sta crollando tutto. Il posto che Maria occupa nel culto e nella devozione in Oriente è immenso, non c'è paragone con l'Occidente. Come mai? Perché? Non c'è elemento della liturgia, non c'è preghiera privata, non c'è devozione, non c'è memoria che non ricordi la tutta santa, la semprevergine, la madre di Dio. I misteri di Cristo sono i misteri di Maria. Le più grandi feste mariane sono legate ai momenti supremi della storia della salvezza. La memoria di Maria è sempre congiunta alla celebrazione degli angeli, dei santi, degli apostoli, dei profeti, dei martiri. Tutti gli ordini di esseri sono in rapporto con questa donna, perché c'è una solidarietà, devo usare le parole profonde, se no banalizziamo la nostra fede, se non c'è spessore culturale la fede diventa devozionismo, capite? Ed è questo che io ammiro in Padre Michele, la preparazione culturale immensa legata a una devozione umile che è diventata rara nel clero. Maria è al vertice di tutta la creazione. Se abbiamo tempo e avete pazienza, ve lo farò notare. Maria è la creatura più grande di tutti i mondi, di tutte le ere, di tutti gli ordini di esseri usciti dalle mani di Dio, perché in lei si è racchiuso il creatore dell'universo, colui che nessuna creatura può contenere. Ecco perché il posto di Maria nel culto è altissimo in Oriente. Costantemente Maria è celebrata al secondo posto, lo vedremo subito, dopo la Santissima Trinità. Non si tratta di una scelta di devozionismo. Noi italiani siamo accusati di essere mammoni, mammisti. La stupidità umana non ha limite, che volete. È questo il posto che la teologia dei padri, del tema affidatomi, le riconosce nella realtà. Il rapporto che ha Maria di Nazareth con tutti gli ordini di esseri creati dipende dalla realtà come ci è stata rivelata dalla parola di Dio, e vi farò saggiare nel luogo, nel tempo, di vedere come i padri
prendendo la Sacra Scrittura, sanno fare voli stratosferici. Iconografia, il ruolo delle icone in Oriente, in Occidente è sconosciuto. Liturgia, una normale messa domenicale, meno di 2 ore, non dura. Riflessione biblica. Se chiedete a un fedele ortodosso di spiegare le verità di fede, ve ne sa spiegare meglio di un teologo, con semplicità di linguaggio. Tutti sono concordi nello scoprire che tutto quanto la Scrittura dice di Cristo, in Lui e per Lui, lo dice anche della Madre, Vergine, Madre, Figlia del tuo Figlio, e poi con lei e in lei di tutti i figli della redenzione, essendo Maria, lei sì vera Eva, madre dei viventi che non morranno più. Non vi voglio annoiare. Maria, nuova Eva, lampo di genio di un santo orientale che è morto in Occidente, Ireneo di Lione, che aveva sentito anche predicare Ignazio di Antiochia, discepolo di Giovanni l'Evangelista. Questa è la fede degli apostoli. Non possiamo inventarci il cristianesimo. Per fare colpo sono andato a cercare un inno che un santo nostro monaco, arcivescovo e poeta, perché l'ufficiatura bizantina è fatta di una biblioteca di libri dove si canta per ore e ore in metrica quello che Padre Dante ha fatto nella Divina Commedia, tutto in poesia, in modo da non annoiarsi. I monaci stanno ore e ore in chiesa cantando, variando le melodie. I monaci si sono messi a scrivere inni. Il più grande poeta della Chiesa d'Oriente è un siciliano di Siracusa, San Giuseppe, l'innografo per antonomasia. Nato a Siracusa, sono arrivati gli arabi e morto a Costantinopoli. Ma ha composto tanti di quegli inni che la gente sa a memoria, come noi canteremmo Nome Dolcissimo, Noi Vogliamo Dio. Bambini, donne, vecchi, tutti cantano a memoria con la lingua di Omero, con frasi estrapolate dall'Iliade, dall'Odissea, da Esiodo, con la metrica di Tirteo, come a Natale. Sant'Andrea di Creta scrisse quest'inno, vi risparmio il greco, vi leggo la traduzione. Ave, o te, che dopo Dio per noi sei Dea. Tu che hai il secondo posto, non gli angeli, una donna, una creatura in carne e ossa, che onore per le donne. Dio ha stupore innamorato per la femminilità. Una donna ci rappresenta davanti alla Santissima Trinità, capite? Tu direttamente da Dio hai ricevuto dei doni. Ti saluto, il Signore con te, direttamente. Tutta la pienezza della santità, e tu a tutti la distribuisci, a chi? Agli angeli, agli uomini.
Vi rendete conto, fratelli? Sto cercando di farci capire quanto è piccina, meschina la nostra fede. Quanto infantile, puerile. Sposa dell'Eterno Padre, perché i cromosomi maschili li ha messi lui. Perciò è sempre vergine. Poteva dire agli uomini e alle donne, finché lei non se n'è andata, mi potete esaminare. Vi dimostro che nessuno è entrato dentro di me. Capite? È testimone della divinità del Figlio. Perciò è grande la Madonna. Madre innamorata del Figlio, sposa e tempio dello Spirito. Per te il mondo è stato fatto. Perché? Se Dio deve salvare l'umanità caduta col peccato in un mondo che per conseguenza di Adamo andrà alla rovina, e ci vuole qualcuno che dia al Verbo Eterno di poter entrare nell'umanità. E come si entra nell'umanità? Nascendo da una donna. Questa è la legge di natura. Faccio una breve carrellata di santi, padri e teologi della Chiesa greca. Vi faccio sentire un po' di musica. Ipotinsi esplagnia cataphergo me theotokie, tas imon ikesias, mi paridi semberistasi, secondo secolo. San Giovanni appena morto, alla fine del secolo, inizio, già il popolo cristiano la invocava sotto la tua, non ci sono parole, esplania vuol dire viscerale tenerezza, misericordiosa, perché la Madonna è tutta tenerezza, non può stare, non resiste quando ci vede soffrire. La chiesa egiziana è stata quella massacrata dalle persecuzioni, tanto che si cominciò a datare l'era dei martiri, perché è stata quasi annientata. Ma i pagani egiziani, che erano abituati a venerare la dea madre Iside, avevano già il linguaggio pronto, capite? Che teneva in braccio il piccolo oro, dicevano: guarda, sembra Maria con in braccio Gesù. Non come dicono gli antropologi, che è al rovescio, perché i cristiani non hanno copiato niente dal paganesimo. È il rovescio, è stato superato. E hanno detto Clemente e Alessandria: vedi, la sapienza di Dio ha preparato il cammino in modo che l'umanità arrivasse a percepire, a recepire il mistero. Una donna può essere così brava e grande da generare un Dio bambino. Sotto la tua misericordia cerchiamo scampo. Si vede che casa a casa andavano a massacrarli, non c'era misericordia. Loro hanno gridato Santa Theotokos. Da Iside è passato a Maria, che dicevano: quella è una bugia, è un idolo, è falso, direbbe San Paolo, è il demonio. Lei sì che è madre del Dio fatto uomo. Secondo, terzo secolo. Mi dispiace per i miei fratelli evangelici che mi ospitano e che mi danno tanta carità e a cui sono molto legato,
che, dico loro, non avete capito niente del cristianesimo. Potete chiudere la Bibbia perché tanto non vi serve. Perché è la Chiesa che ha scritto la Bibbia, non la Bibbia che fa la Chiesa. Sentite questo padre persiano, scrive in siriaco perché era docente universitario. Padre Michele ha degli illustri predecessori, Sant'Efrem il Siro. Padroneggiavano la cultura antica come padre Dante padroneggiava il sapere. Mia signora, Santa Theotokos, pienezza di grazia, oceano della divina bontà, oceano. Sentiremo un santo di pochi giorni fa che ci dirà: noi non capiamo niente della Madonna perché noi siamo bestie, perché non ci eleviamo come padre Dante in un cammino di conversione prima di blaterare e di starnazzare come le oche. Dopo la Trinità, signora di tutto, regina. Dopo il Paraclito, vuol dire consolatore, consolatrice, consolata. Vedete, Oriente e Occidente, 2000, 1700, 3000 anni di distanza, sentite la fede del popolo di Dio è la stessa? Dopo il mediatore, mediatrice nel mondo. Guarda la mia povera fede, non disprezzare, eccetera, eccetera. Prima si riconosce la grandezza di Dio, poi ci si rivolge. Sant'Ambrogio era severo, diceva: prima di rivolgersi a Dio pulitevi la bocca. San Sofronio di Gerusalemme. San Sofronio è quel santo così moderno che, quando ha capito cosa stava succedendo, sapete cosa ha fatto a Gerusalemme? State attenti. Ha preso le chiavi della città, li ha messi su un cuscino, è andato dal califfo Omar fuori delle porte della città dicendo: per favore, è tua, ma per favore. Si ripete la storia. Veramente benedetta tra le donne, perché tu hai cambiato in benedizione la maledizione di Eva. Nessuno come te è così vicino a Dio. Nella Candida Rosa gli angeli e i santi contemplano Maria nella luce abbagliante di Dio, perché è tutta piena di Dio. Nessuno quanto te fu ricco dei doni di Dio. Nessuno ha ricevuto così tanta grazia, perché tu la vinci su tutto ciò che fra gli uomini e gli angeli è più grande. Tutti i doni che la magnificenza di Dio abbia mai concesso a creatura. Più di tutti sei ricca del possesso. Bellissima immagine, sembra un'immagine erotica, ma a Dio piace l'erotismo quando è rivolto a Lui. Questa donna, Isaia, vedrete una cosa mai vista, la donna che stringe e abbraccia l'uomo. Chi? Ma chi è questa donna che stringe l'uomo? Gesù Cristo. Facciamo l'uomo a nostra immagine, non è Adamo, è Cristo. Adamo è a immagine
del verbo. Lui è il modello, noi siamo le brutte copie. San Germano di Costantinopoli è un santo che ha tribolato tutta la vita e quando fu fatto patriarca ha dovuto assistere all'inizio di una catastrofe nella Chiesa d'Oriente, l'inizio dell'iconoclasmo, cioè quella pazzia per cui, togliendo tutto, noi diamo gloria a Dio. Quando della civiltà facciamo il deserto, crediamo di aver fatto una grande opera. Il santo aveva 96 anni. Prese il pallio episcopale, lo depose sull'altare e disse: non si può dire in chiesa, andate a quel paese tutti quanti, cercatevi un altro vescovo perché io a queste porcherie non mi piego. Sentite cosa scrive al popolo di Dio per la festa della Dormizione. Lo ripeterò una prima, una seconda, una terza volta, con tutta l'esultanza della mia anima riconoscente. Veramente, o madre di Dio, benché tu sia emigrata da questa terra, non ti sei allontanata dal popolo cristiano, da questo mondo che sta invecchiando, sesto secolo, settimo secolo. Tu che sei, sentite, al pari di Cristo, Adamo, Eva, Ireneo, vita immortale, non sei mai morta come noi. Il tuo corpo, seguendo la sorte delle altre creature, non poté evitare il comune incontro con la morte. Vedete? Ubbidienza alla volontà di Dio, ma allo stesso modo tuo figlio, re dell'universo, per la salvezza del genere umano, destinato alla morte, volle lui stesso sperimentare nella sua carne presa da te, è la stessa carne, hanno gli stessi cromosomi, la morte. Ma lui ha operato cose meravigliose sia nel suo sepolcro, vedete l'analogia? Ma Gesù è risorto, fonte di vita. Il sepolcro, sia nel tuo sepolcro che riceveva te che sei fonte della vita. La Madonna è una fontana che ha dato la carne e il sangue e tutto il resto a Gesù. Questi due sepolcri accolsero realmente i corpi di ambedue, ma non causarono la loro corruzione. Non poteva avvenire che tu, che hai contenuto Dio dentro di te, ti dissolvessi nella polvere della morte. Era conveniente che la madre della vita, Gesù, fosse ugualmente compagna di lui che è la nostra vita. E sentite, si può predicare in chiesa e fare altissima teologia, così come Vergine Madre dovrebbe essere recitato in chiesa a memoria. Ci manca poco che fra un po' i frati francescani non sanno più nemmeno il Cantico dei Cantici, perché, ma sanno le canzonette di Sanremo. Ho sentito un arcivescovo fare la predica sapendo a memoria tutte le parole di una canzone. E dicevo, ma questo non ha saputo altro in tutta la sua vita? Ma che ci importa a noi delle canzonette?
direbbe il cantante, sono solo canzonette, un vescovo. Ricevuta la morte come un sonno, Maria si è addormentata. Il sonno è una benedizione. Come madre della vita, la tua dipartita metastasi da questa terra fosse pari a un risveglio. Guardate le parole sublimi. Vi risparmio, non voglio annoiarvi, ma vi rendete conto? Non c'è bisogno di fare della elucubrazioni scolastiche, capite? Lo si può anche fare, non in chiesa. Qua facciamo professione di fede. Allora sono andato a prendere, tra i tanti, a un sant'uomo, un povero monachello analfabeta, morto negli anni 30, nemmeno ancora 100 anni. Sentite che cosa diceva della Madre di Dio. Quando un'anima è dominata dall'amore di Dio, come tutto è piacevole, amabile, delizioso, parentesi, se noi tremoliamo spesso è perché non abbiamo amore per Dio, non accettiamo la sua santa volontà anche nel dolore. Memorizzate, fratelli e sorelle, c'è più amore per Dio nel soffrire e accettare per amore del Signore che non in tutte le estasi angeliche. Ma questo amore provoca sofferenza. Più profondo è l'amore, più grande è il dolore. La Madre di Dio non commise mai peccato, neppure col pensiero. Non perdette mai la grazia, eppure venne provata da spaventosi dolori. Regina degli angeli non vuol dire diva del cinema. Quando stava presso la croce, il suo dolore era come l'oceano. Le sofferenze della sua anima, immense, perché il suo amore era immenso. Io penso che molti di noi cristiani non vogliamo amare Dio perché intuiamo che amare vuol dire soffrire, e quindi se sopravvisse fu solo per virtù divina, perché il Signore le dette la forza, era sua volontà che lei vedesse anche la risurrezione come premio della sua assoluta fedeltà, e dopo l'ascensione restasse come conforto e gioia agli apostoli. Noi non arriviamo alla pienezza dell'amore della Madre di Dio, perciò non capiamo il suo dolore. Amava infinitamente suo figlio Dio. Amava enormemente il suo popolo eletto. Cosa deve aver sopportato quando quelli che lei amava e la cui salvezza desiderava gli crocifissero il figlio? Noi non possiamo capire questo, perché il nostro amore per Dio è nullo e per gli uomini inesistente. Mentre come infinito irraggiungibile fu l'amore della Madre per Dio e come era sconfinato il suo dolore, esso rimase a noi inesistente.
inafferrabile. Le nostre anime desiderano conoscere, o madre, la tua vita, ma tu non ti sei degnata di affidare queste cose alla scrittura, ma hai conservato nel silenzio il tuo mistero, il silenzio di Dio. Quante chiacchiere in casa nostra, quante chiacchiere in chiesa, quanto tempo perso inutile. Il silenzio di Maria. Se non capiamo nel silenzio, non capiamo nemmeno con le parole. Vi lascio un ultimo pensiero e ci tuffiamo nel divino poema. Quando nel 1854 il Papa di Roma, Pio IX, pensò di definire come dogma una verità che tutto il popolo di Dio ha sempre creduto, ci si domandava come poterlo spiegare. E dunque il beato teologo Drum Scott in previsione di: ma dov'è nella scrittura? Quando da bambino a 10 anni ebbi la grazia di essere portato a Lourdes, mi stupivano che, perfino in dialetto, Acherò, quella là, diceva Santa Maria, non sapeva chi era. Ha detto così e la Pepe Iramal rimase di pietra, perché dice: come fai a sapere tu queste cose? E lei chiedeva: ma io non la capisco. 18 volte è apparso. Ha aspettato la 15ª volta che si faceva vedere da questa ragazzina ignorantella per dire finalmente: ma insomma, ma chi sei? Cosa ha risposto questa donna? Che sua era Immacolata Concepiù, in dialetto dei Pirenei. Dico: ma perché la Madonna ha aspettato quel giorno? Che giorno era? Fratelli, istruiamoci nella fede, per favore. 25 marzo. E che giorno è il 25 marzo? L'Annunciazione del Signore. Forse la Santa Madre di Dio ci ha dato un segnale per dire: dove sta? Siccome nella nostra liturgia il Vangelo, la scrittura, la liturgia è tutta in greco e cantata, mi risuonano nelle orecchie queste parole e, con buona pace di San Girolamo, la traduzione latina del greco è pieno di difetti, forse nemmeno lui, nemmeno i rabbini che lo aiutavano, no? Quel Donardo di Montone Piusio, il padre non è quotidiano, ma cosa voleva dire Gesù? Non lo so. E pace in terra agli uomini fra qualche giorno, di buona volontà, non è buona volontà, è un'altra cosa, Eudokia. Ave, non è ave, e shalom, gioisci, eccetera, rallegrati, no? Gioisci, rallegrati, il saluto ebraico, poi dice una parola e poi dice: il Signore è con te, costata, non il Signore sia futuro, perché l'angelo vede la realtà, ma in mezzo c'è una parola che tutte le volte che io ho ripetuto anche in Vaticano a monsignori, prelati e teologi, mi hanno guardato come se dicesse: ma questo da dove spunta? Dalla Garfagnana? Dico: padre, mi traduca questa parola, perché tutte le volte che dobbiamo parlare con i testimoni di Geova, che mi cambiano la Bibbia, io prendo il testo originale e mi dico: no, non c'è scritto questo, non c'è scritto prendete e mangiate questo, significa, no, l'hai inventato tu, non c'è nella Sacra Scrittura, non mi portare la Bibbia. Cosa dice l'angelo? Dice un participio, un passato, che ha ritto me
donne, un ragazzo al liceo che traduce Senofonte, la Navasi, che mi traduce i dialoghi di Platone, ragazzini del ginnasio. Come mi traduce? Traduce il participio passato del verbo charito, che vuol dire graziare. Qual è il participio passato del verbo graziare al femminile? Graziata. Così come al rovescio sarebbe dis, che non hai, piena di grazia, ricolmata, pimpete pampete. Ti saluto, tu che sei l'unica graziata da Dio. La detta immacolata, graziata dalla maledizione di Adamo. Per questo la Madonna ha detto: io sono il 25 marzo. Andate a leggere la scrittura, diceva Gesù ai rabbini. Erevnate tasgrafas, scrutate la scrittura, voi che siete tanto preparati. La scrittura parla di me, in lei, direbbe Andrea, di Maria. È una mia devozione personale, la lascio alla vostra cortese riflessione e al consiglio ispirato del nostro amato Padre Michele. Amen. Buonasera a tutti, ringrazio per l'invito che mi è stato rivolto a trattare magistralmente, ma la lectio magistralis non sarà assolutamente la mia, è Dante che magistralmente parla usando linguaggi alti come quelli che sono stati espressi dal carissimo padre Alessio, che ringrazio, come ringrazio anche parimenti il professor Alberto Granese, dopo questa splendida overture che ci ha permesso di entrare in una visione dall'alto, che è fondamentale perché dall'alto parte anche la visione dantesca. Solitamente facciamo cominciare tutto con l'inferno, ma l'inferno viene pensato anagogicamente nel paradiso, come vedremo brevemente. Avevo portato alcuni appunti, si tratta solo di versi di Dante che avrei voluto leggere e commentare per far delibare la bellezza di questi verbi, di questi versi superlativi. Se avanzerà qualche minuto, cercheremo così di gustare, di giungere al sapere che è anche sapore, per avere l'orecchio del cuore ascoltante, quell'Evushomea che ha Salomone nel secondo libro dei Re. Padre Alessio ha magistralmente introdotto con il mondo greco. Anche se Dante probabilmente non ha mai conosciuto da fonte diretta San Giovanni Damasceno, quando ci troviamo di fronte ai versi come quell'uno e due e tre, che in tre, in due e in uno, a parte la straordinaria musicalità, si crea una pericoresis, una circoncentricità, una circumingessio, dove però il pericoireo significa danzare, una danza, la danza delle tre divine persone. Come un uomo che vive nel Medioevo abbia potuto raggiungere questa straordinaria e singolare profondità contro la cultura nichilistica di quell'air du vide, ad esempio, di cui ci parla Gilli Poveschi, ci dovrebbe far riflettere moltissimo, perché con Dante si parte dall'alto in una straordinaria visione e dal prologo in cielo, dove tre donne benedette si curano di te nella corte del cielo. Dante inizia il suo viaggio in un momento particolarmente importante per la Chiesa. Paolo dice nella prima lettera ai Corinti che vi è il tempo Cronos che è Aios, il tempo che è grazia, che è benedizione, che è circostanza favorevole. La favorevole circostanza per Dante è il primo anno santo che viene introdotto e indetto da Bonifacio VIII della Redenzione, che segna necessariamente un cammino di profonda conversione. Come il poeta stesso ci dice, egli si pone nelle vesti di scriba dei, scrittore ispirato, si presenta fin da subito come agiografo, usa i quattro sensi che sono solo ed esclusivamente della Bibbia, senso letterale fondamentale, lo stato delle anime dopo la morte, che non era stato descritto ad esempio da San Tommaso d'Aquino e precedentemente da nessun altro teologo neppure filosofo, nessuno sapeva quale fosse la condizione delle anime. Subito dopo però anche l'allegoria, il senso allegorico,
non quello che dice la lettera, ma quello che lettera docet che ci insegna, e con il senso allegorico quello morale, la redenzione di Cristo, l'evento straordinario che ha segnato un nuovo corso nella storia, che è fondamentale in Dante, l'insistenza sull'incarnazione come momento straordinario. Il professore Granese faceva riferimento all'arcangelo Gabriele, che viene citato spesse volte nel Paradiso, segna proprio questo fatto fondamentale. Con l'evento dell'incarnazione, ab incarnazione Domini, dirà anche Cacciaguida, il suo trisavolo si cominciava a contare l'anno, quando partorendo a tante grida fu invocata per lui nascituro la protezione della Madonna. L'evento straordinario dunque dell'incarnazione, che segna profondamente Dante, è anche uno stimolo altrettanto profondo alla conversione. Con l'incarnazione la storia, l'eternità, è diventato il frammento di Dio. Quando dice Ansuz von Bardarsal das ganz in fragment, che il tutto è nel frammento, sottolinea che con l'atto dell'incarnazione la Trinità è entrata nella storia e la storia nella Trinità. L'incarnazione è stata opera del Figlio esclusivamente, ma con la partecipazione del Padre, non poteva assolutamente prescindere dall'atto libero di Gesù che sceglie Logos, Giovanneo, di diventare Sarx, carne, ma anche, oltre alle tre divine persone, alla triade divina e augusta, con la necessaria partecipazione di Maria, dal cui fiat, egoito in greco, eccomi, lo voglio proprio fare senza alcuna esitazione, nella gioia di quel caire, gioisci. Dante, prendendo la traduzione di San Girolamo, ce lo presenta come ave, ma lì è gioisci, come vedremo. Rallegrati profondamente per la grazia che hai ottenuto, per il favore divino che ti è stato elargito, che è caritomene. Visione dunque dall'alto che ci permette di entrare subito nel mistero di Dio e di dire che Maria è relazionale al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. San Francesco la definisce sponsa Spiritu Santi, sposa dello Spirito Santo. La vera sposa dello Spirito Santo, dirà nel 20° canto del Purgatorio Dante, parlando proprio di Maria. Però dirà poi che anche sotto l'alto Figlio di Dio e di Maria, dunque anche sposa del Padre, di cui è anche figlia, ma è madre del Logos, del Verbo che si è fatto carne, ecco la Vergine dei Paradossi, Sant'Andrea di Creta che ci è stato menzionato. Insomma, la Vergine dei Paradossi, perché appunto mette insieme tutto ciò che in natura non è possibile in virtù di quella grazia singolare, straordinaria, che le è stata elargita. Dunque dall'alto si stabilisce la sorte, il destino di Dante, che però accoglie la compunzione prima, la prima compunzione del cuore. Quando si sbarrisce, non a caso, in apertura della Divina Commedia noi troviamo un verso che indica il cammino della conversione del re Ezechia, come ci viene descritto da Isaia, che ha paura di andare negli inferi, noi potremmo dire nell'inferno. Da questa paura scaturisce il reversus ad cor, il ritorno al cuore. Sente comunque che c'è la percussio divina, è stato percosso, attraversato dalla grazia divina, e dice: intimidio di orum meorum vadam ad portas interi. Pezzo del cammino di nostra vita, vedete, è la perfetta traduzione, si tratta di una intertestualità che ci dice chiarissimamente che se l'inizio del primo verso di Dante è la citazione della Bibbia, la Biblia Patrum, letta e interpretata dai padri, anche l'ultimo verso, così variamente interpretato, non può, per quella simmetria che Dante stabilisce, non essere in riferimento alle Sante Scritture. Come rota che ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e le altre stelle, noi lo troviamo in Ezechiele, che dice: et pariter rote elevabundur, spiritus enim erat in rotis. Vedete? Come dice Mario Aversano, Dante è la quinta ruota che si affianca alla ruota terna e quaterna di Ezechiele e riceve l'investitura profetica, oltre a quella poetica, proprio direttamente quando congiunge il suo viso, il suo sembiante, la sua persona col valore infinito con Dio, quando giunge cioè
quell'incontro fondamentale, avendo ricevuto una grazia tutta particolare e singolare dell'unio cum Deo et in Deo, che deve essere totus ma non totaliter, completamente catturato da Dio, Dio che lo cattura. Si crea una vera e propria inesio, cioè l'amante è nell'amato e l'amato è contenuto nell'amante. Si raggiunge quella pericoresis a cui si è fatto riferimento. Questo cammino è stato voluto e segnato fin da subito della grazia. E lui si sente scriba Dei quando dice, ad esempio, decimo canto del Paradiso, la matera di cui sono fatto scriba. Io sono un che quando amor mi ispira noto, e quei che mi ditta d'indro ho significato. Io sono uno che si lascia ispirare dal suggeritore nascosto, dallo Spirito Santo, e quello che mi detta dentro io lo vado significando. Lo stesso Dante dirà il sacro poema a cui ha posto mano il cielo e terra, parlerà ancora di sacrato poema. La visione dunque che Dante ha è un parte dalla creazione, come ci dice l'undicesimo libro della Sapienza, che è stata pensata come peso, ordine e misura. Si parte dalla creatura per arrivare al creatore. Il creatore deve essere contemplato a partire dalla creatura. Il primo momento dunque è l'axio, l'impegno. Infatti la Divina Commedia è stata realizzata ad opus, cioè ha un aspetto parenetico, come scrive la lettera a Can Grande della Scala. Non si tratta tanto ad speculandum di una speculazione quanto di una azione, è l'aspetto etico che è fondamentale. Dante racconta la sua storia, una storia tutta singolare, particolare, di una visione che fino a ieri si pensava che fosse una fictio, come già Pietro di Dante, il figlio, ci diceva, e dopo di lui la maggior parte degli esegeti. Ma bisogna dire che da Guido da Pisa in poi, che lo definisce come Calamus Spiritu Santi, penna calamo dello Spirito Santo, a Romano Guardini e successivamente poi Sarolli, Montano e tantissimi altri, lo stesso con Baldassar, Gisson, hanno voluto vedere in questa visione la consapevolezza di un animo che si sente prescelto, quasi il novello Elia in quel clima di attesa escatologica che vedeva nei rigurgiti e nei fermenti del cristianesimo una palingenesia, una rinascita culturale e spirituale. Anche Dante, che avvocando a sé, perché appunto chiamato ed eletto per essere la voce di Dio, colui che scrive la parola che però gli detta dentro Dio, egli si sente necessario, tutta tua visione fa manifesta, gli viene detto, rendilo noto agli uomini, cioè quello che tu hai visto. E la visione, io dicevo, è anagogica, come anagogica è tutta la teologia, cioè parte dall'alto nel segno della speranza. La speranza che vede coinvolto direttamente il Sant'Orale, Santa Lucia, Beatrice, beata e bella, che è elevata al rango di teologia e dunque è santa, San Bernardo, direttamente lo Spirito Santo, fino a che Dante giunge al cospetto di Dio. E dunque tutta la Chiesa trionfale in questa stupenda sinfonia d'amore, in questo teodramma, un'azione dunque che muove dall'alto. Quando Dante comincia il suo cammino di redenzione e avverte la pungitura del cuore, la trafittura, e dice che m'avea di paura il cor compunto, tutta la notte che passa con tanta pietà, con tanta paura, è il primo momento di quella conversione in cui la coscienza mala et tranquilla comincia a diventare mala et turbata. Avverte che ha sbagliato, dice che poco più è la morte, non è arrivato già alla morte dell'anima. Si tratta dunque di un cammino ancora possibile. Egli non sa però che vi è un cuore che lo ama dall'alto e due occhi che lo stanno guardando, perché il primo sguardo è di Maria che si abbassa nel vestibolo infernale. Siamo ancora nel vestibolo, perché nell'inverno vero e proprio, che comincia col canto terzo, nulla est redemptio, non è possibile che ci sia nessuna redenzione, non si può frangere la dura giustizia di Dio, lì è impossibile. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, giustizia mosse il mio alto fattore, non può essere diversamente. È una giustizia a cui non può nulla, neppure paradossalmente il figlio, se non in comunione con il Padre nello Spirito Santo. Ma nell'antinverno ancora qualcosa è possibile. È possibile che un uomo pentito,
debba iniziare il suo cammino con l'atto della volontà, pendendosi. La conversione è un ritorno, è un pentimento. In fondo il paradiso, platonicamente possiamo dire, è una uscita pro odos, è anche una epistrofe, è un ritorno, ma grazie alla metastrofe, alla conversio appunto, che per il platonismo significa la reincarnazione fino a raggiungere il grado della santificazione. Per il cristianesimo invece l'impegno serio e costante di superare le passioni, che vengono rappresentate dalle belve che incontra, al di là dei vizi o anche della reggio dissimilitudo agostiniana, rompere l'immagine della Trinità, il rapporto tra Dante e Dio, tra Dante e il mondo, lui rappresenta l'umanità. Questa rottura triplice, che è la rottura dell'anima, esige questo cammino. Paradossalmente si deve cominciare a fare un cammino per ritornare al punto di partenza, perché la vera e propria conversione, che prevede, secondo le leggi, possiamo dire, dell'ascetica medievale, la via purgativa e illuminativa per giungere a quella unitiva dei triplici via bonaventuriano, comincia col purgatorio, col cammino di pentimento. Non è possibile il pentimento all'inferno, perché nell'inferno si è morti alla grazia di Dio. Allora Dante, per far capire plasticamente il dramma enorme del peccato, fa tutto un cammino che non è più orizzontale, non è il corto andare iniziale. All'inizio, quando comincia a scrivere il primo canto, che spunge da proemio, possiamo dire, da esordio per essere più precisi, alle tre cantiche, Dante ancora ci presenta un linguaggio che sostanzialmente è nel senso dell'allegoria tradizionale, come Romain la Rosa, ad esempio, come il Tresor di Brunetto Latini, dove ci troviamo di fronte a delle allegorie allo stato puro. Ma al verso 61 però avviene qualcosa di importante, che cambia completamente il senso e dà un significato nuovo e più profondo. Quando nota l'ombra di Virgilio, che per lungo tempo parea fioco, che se ne stava in silenzio, miserere di me, qual che tu sia, ombra, uomo certo. No, no, uomo fui, non sono uomo, uomo sono stato, risponde. E comincia a presentarsi. Qui l'allegoria dei poeti, che è la bella favola, la menzogna, si trasforma immediatamente nell'allegoria dei teologi, che è la verità. Qui entra un elemento storico, non si tratta più del simbolo delle tre belve, che possono essere la superbia, la lussuria, l'avarizia, che possono essere le tentazioni che l'anima deve affrontare al cammino di conversione, come dicono i padri, nel deserto. E può essere la reggio dissimilitudo agostiniana che segna la rottura dell'anima triplicemente in relazione al mondo, all'amore sessuale carnale, alla lussuria e anche al possedimento dei beni smodatamente, ma qui ci troviamo di fronte a una figura storica che si presenta come il poeta che Dante ha letto. Questo poeta racconta a Dante che egli ha una missione come l'ha avuta Paolo di Tarso, il quale dice nel secondo libro dei Corinti che fu rapito al terzo cielo, in corpore, aut extra corpus, nescio, deus scit, dice Paolo, se con il corpo o senza il corpo non lo so, lo sa Dio, a udivi arcana verba, ho ascoltato parole misteriose, quae non licet loqui homini, che non è consentito raccontare all'uomo. Ma, dice Dante, io non sono Paolo, io non sono neppure Enea, perché il primo fu nell'Empireo Ciel per padre eletto, perché avrebbe dovuto dare inizio all'impero e alla città di Roma, dove siede Pietro, che ci conferma nella fede, la fede come via alla salvazione. Io invece, vilmente, dice Dante, non sono, e qui si tratta di una predirizione, perché vuole dire io sono invece sia Paolo che Enea, perché quello che dice Enea come fabula, come mito, diventa storia in Paolo e storia salutis, storia della salvezza. Ecco l'evolversi di ogni allegoria in teologia. Questa è la straordinaria bellezza e grandezza di Dante. Il Deus Artifex, l'artefice supremo, lo si deve leggere attraverso i due grandi doni che ha fatto all'umanità: il libro, che è la Bibbia, e la creazione, attraverso cui bisogna arrivare al creatore. Si guarda alla creazione, dalla creazione poi si guardano le cose che sono sopra di noi, dentro di noi, al di sotto di noi. Vedete, al di sotto l'inferno, dentro di noi il purgatorio, perché il purgatorio rappresenta
la condizione esistenziale più vicina a noi, e poi finalmente il paradiso come anagogia, come speranza, come desiderio, come attesa di congiungersi con il totalmente altro, col mistero ineffabile dell'amore di Dio. Dunque Rincorato può intraprendere questo viaggio che non sarà più il corto andare iniziale. All'inizio vediamo semplicemente che vi è una valle, poi la deserta piaggia, di sopra il colle che è già illuminato dai raggi del pianeta, dai raggi solari. Dante pensa di attraversare il colle, di salire e di salvarsi, e invece dirà nel verso 91 Virgilio: a te conviene tenere altro viaggio, trarrotti per loco eterno, io ti condurrò per un luogo eterno. E questo viaggio da chi è stato voluto? Lo apprende da Virgilio, il quale Virgilio l'ha raccontato Beatrice, ma a sua volta Beatrice è stata fatta protagonista di una visita inattesa e insperata di Santa Lucia, e Santa Lucia è stata niente che poco di meno direttamente convocata dalla gloriosa, beata e sempre Vergine Maria. Donna mi chiamò beata e bella, Lucea nei suoi occhi come la stella, o anima cortese, mantovana, la cui fama dura finché mondo dura, l'amico mio e non dell'avventura, è smarrito, impedito nella deserta piaggia. Temo di essermi tardi al soccorso levato per quel col di lui in cielo udito. Notate l'oceano, gli occhi dell'amore di Beatrice. Vorremmo, qui se volessimo parlare degli occhi di Beatrice dovremmo sviluppare una interminabile conferenza. E subito vediamo qual è la seconda protagonista. La seconda protagonista è proprio Santa Lucia, che va da Beatrice e dice: Beatrice, beata e bella, amanza del divino amante, perché non soccorri colui che t'amo tanto, che per te uscì della volgare schiera? Scrivendo le rime della Vita Nova si allontanò dai trovatori che circoscrivevano l'amore alla semplice dimensione, per così dire, umana, sia pure sublimato, stilizzato. Già nella Vita Nova, che è un romanzo d'amore, in questo prosimetro noi notiamo che vi è una profonda carica spirituale. Già lì si introduce sostanzialmente un linguaggio anagogico, la profondità dei teologi. E finalmente sappiamo chi è la vera protagonista. Donna è nel ciel che si compiange di questo impedimento, ov'io ti mando, sicché duro giudicio la suffrangio. Chi è questa donna gentile? Gentilissima. Per 31 volte chiama Beatrice della Vita Nova, gentile la chiama per 39 volte, 21 e 39. Potremmo pensare che è una gentilezza che indica una dimensione dell'animo. I primi commentatori furono colpiti dalla profondità di questo verso e pensarono alla divina clemenza, alla misericordia di Dio, finché dall'Ottocento in poi si cominciò a riflettere e a pensare che per l'armonia che si stabilisce nella Divina Commedia, siccome la Madonna è menzionata alla fine, non poteva che non avere anche ricetto all'inizio. Stabilendo dunque questa simmetria, si cominciò a pensare, Don Maseo per primo e poi subito dopo tanti altri, Padre Lombardi, che fosse la Beata Vergine Maria. Ed è la Beata Vergine Maria semplicemente perché, se noi andiamo a considerare, gentile è in funzione attributiva, non indica tanto la gentilezza dell'animo quanto la dimensione della misericordia alla quale Padre Alessio precedentemente faceva menzione. È l'eleusa. Per restare al linguaggio loro, che filosoficamente e teologicamente è ineguagliabile, è l'odegitria, è colei che indica la strada da percorrere, ma ci appare però anche nella solennità della Kyriotis, della regina. Regina solenne, imponente, perché questa chiese Lucia in suo dimando. Una regina non si alza dalla sua sedia regale, chiama l'ancella, chiama la serva, e cavaliere e servo di Maria si dirà anche il citarista Beate Virginis Maria, il cappellanus Beate Virginis Maria, colui che ne è innamorato, arde d'amore per la regina, ed è Bernardo. Dunque qui ci troviamo di fronte alla castellana che chiama una sua serva, e questa castellana è Maria. Maria che ha
pietà, a compassione, fino al punto, siamo ancora nel vestibolo invernale, da infrangere quell'ardua sentenza che era di morte per Dante, che aveva condotto un momento della sua vita nel segno del peccato. Aveva accettato l'averroismo, il quale dichiara che omnia de necessitate veniunt, che tutte le cose avvengono di necessità, affermando l'unicità dell'intelletto aveva privato la coscienza della libertà. Da questo punto di vista, affascinato anche per un solo momento, possiamo qualcosa leggerlo nel Convivio, che segna il momento dell'avvicinamento di Dante al platonismo, all'aristotelismo, anche nella Francia, come Maria Corti ha giustamente notato, nella Francia più estrema, che è quella dell'averroismo. Ma l'inizio di Dante è nel segno della simbologia, dell'esegesi. Dante è sostanzialmente un grande poeta ed è anche un esegeta. Già come Giovanni del Virgilio, che dice poeta Dante nullius dogmat expers, che è poeta, teologo, teologus Dantis nullius dogmatis expers, che è esperto dei dogmi della verità della fede. Ma siamo nel periodo in cui, come ci ricorda Boccaccio, teologia e poesia simul stante sono la stessa cosa. Si può parlare tranquillamente allora anche, come dice ad esempio un altro studioso esegeta del periodo antico, che Dante è un filosofo et retorico. Dunque la filosofia che aveva studiato diligentemente in 30 mesi, quando aveva frequentato a Santa Croce i Francescani, a Santa Maria poi i Domenicani, si era avvicinato probabilmente anche agli Agostiniani, quindi questo ci dice chiaramente come in Dante ci siano sia gli elementi della simbologia che è tipica da Sant'Agostino a San Bonaventura, e vi sia però anche l'impostazione rigidamente tomistica, ma ci siano però anche le interferenze ad esempio dei Vittorini e della mistica, che gioca un ruolo fondamentale nel dipanarsi di tutta intera la Divina Commedia. Quindi la donna gentile, la principessa, la regina, chiama in suo, la sua presenza Lucia, dice il tuo fedele ha bisogno di te e io a te lo raccomando. Raccomando alla tua premura d'amore, a sua volta questa catena ausiliatrice di soccorsi si mette in movimento. Siamo già nell'ambito della storia della salvezza. Il secondo racconto, che non racconta il viaggio ma commenta il viaggio, già ci ha detto come l'epica sia diventata sostanzialmente teologia. Ma perché rimanga la poesia, ci saremmo aspettati, avendo menzionato precedentemente San Paolo, che Dante avesse scelto come guida San Paolo. Invece no, sceglie Beatrice. E Beatrice è una ragazza del Medioevo, di Firenze. Una ragazza di Firenze si incontra con il più grande poeta dell'antichità. È un miracolo che poteva fare solo il genio di Dante, mettendo veramente insieme cose che per noi sono inimmaginabili, impossibili. Comincia dunque questo viaggio, una triplice ascensione. Ma ricorderete che tre sono anche le discese che ci racconta Sant'Agostino. La prima discesa è quando Dio si incarna, la seconda quando muore, la terza la sua gloriosa resurrezione. Allora anche qui Dante deve percorrere la valle delle lacrime, così commenta nel Salmo 109, perché questa valle delle lacrime possa diventare poi il monte della consolazione. Dal monte della consolazione, che è il purgatorio, torna Dante nelle vesti di novello Adamo, torna senza la macchia originale, torna purificato in quella dimensione e condizione edenica, dove vedremo la straordinaria figura di Matelda, che è importantissima, dove vedremo una condizione di vita che ritorna allo stato originale. Ma questa è la vita naturale, come aveva detto nel terzo libro del Convivio. Bisogna passare invece al naturale desiderio videndi Deum, che significa andare oltre, ed è il paradiso. Se tu vorrai, gli dice Virgilio, cioè se desideri fare questo ulteriore cammino, ci sarà chi è più degno di me, perché io che rappresento la ragione non posso andare oltre i suoi limiti, che sono quelli del paradiso terrestre. Ci vuole poi un discorso di fede, ma neppure però la fede basta, neppure la conoscenza è sufficiente quando si giunge davanti al mistero dell'amore, perché lì diventa assolutamente necessaria la mistica, che segna appunto l'unione con Dio, questa unione con Dio che avviene al di fuori del corpo probabilmente, perché dice San Tommaso che la visio Dei, attraverso il lumen gloriae, la luce della gloria di Dio, è possibile solo per i beati.
È possibile avere una visione che può essere quella materiale, come ci racconta Nabucodonosor, è possibile avere quella immaginaria, come l'Apocalisse di San Giovanni a Patmos, ma la terza, che invece è quella intellettuale, avviene senza il supplemento della materia. È la prima volta in assoluto che questo tipo di visione avverrebbe col supplemento del corpo. Dante di queste cose ha profondamente consapevolezza, e di qui la difficoltà a dire come è difficile per lui raccontare, narrare tutto quanto ha visto, soprattutto quando si entra nel paradiso, quando si passa dalla dimensione dell'inferno, che è luogo d'ogni luce muto, dove c'è il silenzio assoluto, sia della luce, fino ad arrivare poi al dolce colore d'oriental zaffiro del purgatorio, dove nel purgatorio si riapre il cuore alla speranza, torna di nuovo il colore, questo colore poi diventa una indescrivibile sinfonia, diventa una ploia addirittura nel paradiso, dove si determinano i due movimenti iniziali di discesa e di ascesa, parimenti ripetuti, vedete, nel paradiso, perché a Dante che sale, verso di lui scendono gli spiriti per farsi conoscere, gli spiriti dei beati. Devono scendere, il luogo stanziale per loro, come poi sapremo, è la Candida Rosa dell'Empireo, ma per farsi conoscere da Dante devono scendere, e si fanno conoscere come luce. Vi è una simbologia della luce e degli sguardi in tutto il paradiso, 1401 ricorrenze, pensate un poco, sotto le varie denominazioni della luce, a significare come non è più l'oggetto attraverso cui si vede, ma è il soggetto che si contempla. Dante stesso nel 30° canto del paradiso si trasforma in uomo di luce. Questa luce bellissima si accompagna a una musicalità sublime, mentre nel purgatorio vi era la mestizia, ad esempio, del canto di Casella. Dante ha dovuto attraversare i luoghi infernali, ha saputo che un cuore di mamma pulsava d'amore per lui dall'alto, questa donna ci viene introdotta in una cornice biblico-patristica singolare, perciò donna biblica protagonista, notate, donna. Cosa vi richiama alla mente la parola donna subito? Genesi 3,15, ipsa ponderet caput tu. Nella traduzione di San Girolamo, il neutro ipse era diventata ipsa, errore formidabile che introduce Maria nella storia della salvezza, historia salutis, ma donna richiama anche Galati 4,4 di Paolo, genomenon ectionaikos, nato da donna, dunque una donna protagonista, donna della salvezza, epitonom, sotto la legge, ma per riscattarci dalla schiavitù della legge. Madonna ci richiama anche Cana, dove inizia l'ora di Cristo in anticipo, dove sarà la madre a dire ai servi di fare quello che ordinerà Gesù, a trasformare l'acqua in vino. Donna biblica, dunque, protagonista, ma la donna sarà anche ai piedi della croce, dove Giovanni, che viene per tale ufficio eletto a rappresentare la Chiesa, viene consegnato a Maria, ma la donna è anche Apocalisse 12, di questo segno grandioso di una donna con la corona di 12 stelle e con la luna sotto i suoi piedi. È bastato questo verso incipitario per dire come tutte queste tematiche saranno affrontate singolarmente e singolarmente sviluppate nel Sacrato Poema dall'agiografo, dal poeta, che introduce il quarto trascendentale della bellezza, che fa sì che la poesia non sia infima inter omnes doctrinas, come sosteneva San Tommaso d'Aquino, ma che diventi addirittura un'espressione di una teologia alta, che è la teologia anagogica, quella che si fonda sulla speranza. E la teologia non può che essere anagogica, non può che essere una sursum duxio, un essere portato in alto. Dunque Dante, profondo poeta, ineguagliabile, straordinario e anche sublime teologo. Allora bisognerebbe definire Dante, la Madonna, come ci viene presentata da Dante, come la regina dei poeti. Forse involontariamente, sicuramente non lo sapeva, Petrarca definisce la Madonna nostra Dea, la definisce nostra Dea, Tasso, vera musa. Non vi è stato poeta che non abbia sentito di confrontarsi con la Madonna, se non un terzo, almeno un quinto della letteratura, da Jacopone fino all'Editto Cassinense ancora prima,
fino ad arrivare ai poeti contemporanei, tutti si sono sentiti cantori di Maria, perché Maria è il capolavoro sublime della grazia. San Bernardo dice: ne parlo con tremore, trepidazione, gioia, ma insieme anche paura, perché è la fanciulla di Nazaret, visitata dall'angelo, ma è anche la madre di Dio, è l'Immacolata ed è l'Assunta, è la Panagia, per essere tecnicamente più precisi, come dicono i padri orientali. Loro poco importa, e Dante ha fatto grossi sforzi per difendere questi, per introdurre in anticipo di almeno sei secoli questi due dogmi: l'Assunzione dal Transitus Beate Virginis Maria, la Dormizio dal VII secolo in Oriente, poi nel IX, questo innografo che ci è stato citato da padre Alessio, Giovanni l'Innografo, la chiama Immacolata, senza alcuna esitazione. Dante, che era onnivoro nella lettura, prima ancora che Dum Scoto, nelle Disputazioni Oxionensis e poi nei Reportata Parisiensis, potesse dire che l'Immacolata era probabile e possibile, ricorrendo alla, così dire, redenzione preservativa. Ma noi andiamo a leggere il primo verso del 33° canto: Vergine madre, figlia del tuo figlio, termine fisso d'eterno consiglio. Figlia del tuo figlio, grammaticalmente, fa riferimento alla Madonna. Termine fisso d'eterno consiglio, grammaticalmente, fa riferimento alla Madonna. Ma teologicamente a chi fa riferimento termine fisso d'eterno consiglio? A Gesù. È dall'eternità che tutto è stato pensato nel Logos, il Logos che si fa carne. Ma il Logos dall'eternità ha anche pensato alla mamma, che doveva avere una dialisi in anticipo, che era l'Immacolata Concezione. Non poteva immaginare che le sue carni immacolate potessero, montissimo e immacolatissimo albergo, dice nel Convivio, camera del figliol di Dio, il ventre purissimo della Madonna, ed è Dante che sta parlando. Quindi non si poteva contraddire. Allora, se teologicamente è Cristo, si stabilisce un dono e una grazia, perché come grazia, come favorita, come che caritomene, la Madonna riceve in anticipo la redenzione, la prima delle redente, in anticipo rispetto a tutta l'umanità sarà redente, dirà poi in Efesini Paolo, e questo grande dono che riceve vi dà collaborativamente anche il suo corpo, perché i figli matrizzano, sono uguali alla madre. Dono di grazia l'essere stata prescelta come Immacolata, ma dal suo fiat liberamente espresso parte la storia della salvezza, l'historia salutis, quindi la grazia della redenzione preservativa, ma anche la natura, quindi attivamente Maria partecipa. Allora, commentando San Tommaso, il Caetanus può ben dire che attingit divinitatem, propingues i confini della divinità, perché grazie all'unione ipostatica che è stata definita quando si proclama la Madonna Theotokos nel 431 ad Efeso e poi a Calcedonia, si chiarisce meglio che le nature non sono confuse, fino ad arrivare poi successivamente a definirla Aei Parthenos, l'altro importantissimo concilio ecumenico che viene fatto in comunione con tutta la Chiesa, Costantinopolitano II. La Madonna, vedete, viene definita Panagia, tutta santa. Allora, avendo dato il suo corpo, partecipa all'unione ipostatica. L'aveva capito ad esempio Pietro Cellenzio, XI secolo, quando dice vi è una quaternitas, a fianco alla Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi è un'altra, virgolette, 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 Dea, che è Maria, e subito dice è vicinissima alla Trinità, non si può pensare la Trinità senza Maria. Allora veramente Sant'Andrea di Creta, con espressione ardita, dice sponsa Trinitatis, è la sposa della Trinità, del Padre, del Figlio e, come ritiene anche Dante, dello Spirito Santo. Quindi capite come la mariologia di Dante metta insieme, lo dice nel 25° canto del Paradiso: non guardare a terra il mio corpo, non abbagliarti, dice a Dante Giovanni, in terra, terra il mio corpo, le due stole sole che saliro, i due corpi con le anime sono quelle di Gesù e della mamma. Ma quando dice anche nel 34° canto dell'Inverno l'uomo che nacque e visse senza pecca,
Questo vale anche della mamma che era generata. Se non aveva peccato il figlio, non doveva essere peccatrice la madre. Allora, quando nel Medioevo si sono tra di loro scontrate le varie posizioni teologiche, rigidissima quella di Agostino, che parlava del traducianesimo, la colpa di Adamo si deve trasmettere necessariamente attraverso l'atto coniugale. Quando giungeva però di fronte a Maria, diceva: orresco, ho orrore a dirlo, ma devo dire che c'è stata subito la grazia della rigenerazione. Questa dichiarazione teologicamente ambigua aveva spinto molti a dire: siccome la redenzione di Cristo è per tutti, deve essere anche per la mamma. Questa era la posizione di Bonaventura, di Tommaso, Bernardo. Tommaso è stato, diciamo, incerto, perché ad esempio nella Salutatio Angelica, scritto giovanile, parla della Madonna Immacolata. Poi invece nella Summa Theologi rivede la sua posizione e dice che nell'atto stesso del concepimento è stata resa immacolata, ma precedentemente un agostiniano e Admero aveva ad esempio detto che la Madonna era nata pura. Il riccio della castagna non significa che il frutto debba essere contaminato, l'involucro lo contamina, ma il frutto all'interno è puro. Allora Dante, nei suoi versi, nell'esaltazione che fa nell'ultimo canto, ma anche nel 31esimo, nel 32esimo e nel 25esimo, 23esimo, che possono essere definiti come i canti mariani per eccellenza, una lettura mariologica, simbole di necessità, perché con Maria inizia e con Maria si chiude il sacrato poema, come già Poletto e prima di lui ancora molti altri avevano notato, fino a dirlo anche recentemente illustri tantisti, Martinelli eccetera. Tutto avviene nel segno di Maria, nel segno appunto della donna compassionevole che Dante ci presenta come assunta. Sull'assunzione erano favorevoli tutti. La 174esima lettera che scrive ai canonici di Lione San Bernardo è contro l'Immacolata Concezione, ma ammette la gloriosa assunzione della Beata Vergine Maria. Forse per rispetto di queste posizioni illustri e importanti, Dante sembra esitare, ma se si legge molto bene: alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, la natura nobilitasti sì che il tuo fattor non ti sdegnò di farsi tua fattura, gli occhi da Dio diletti e venerati, diletti perché Dio è figlio della madre, ma la madre è anche figlia del padre, e dunque da questo punto di vista venera in quanto figlio quegli occhi e li ama in quanto sono gli occhi verso cui naturalmente la direzione di un genitore si sposta verso quelli della figlia. Allora tutto questo non può che spingerci de necessitate a dire che Dante in cuor suo fosse profondamente e convintamente assertore dell'Immacolata Concezione di Maria. La sua è una stupenda mariologia, è una mariologia però che già dai primi versi del secondo canto del Purgatorio, dal 94esimo per essere precisi, si situa in questa dimensione biblica e patristica, e saranno gli elementi della scrittura il punto di partenza della dissertazione di Dante. Troviamo ad esempio figlia di Dio e di Maria, e qui è Marco, insolita dizione che Gesù è figlio di Maria, non di Giuseppe. La Ghebirà, la madre che intercede in favore presso il re, suo figlio dei sudditi, già che si compiange la Vergine dello smarrito Dante. Poi il saluto dell'angelo che troviamo all'inizio della purificazione nella prima cornice del Purgatorio. Caire, il saluto iniziale, e l'ave: io sono la Dulae Kyriou, la serva del Signore. Serva del Signore che non significa la servente, ma è il femminile del servo del Signore. Servi del Signore sono Abramo, Isacco, Mosè. Quindi Maria, Gesù si pone nella successione di questi grandi personaggi che sono biblicamente protagonisti della storia della salvezza. Allora capite come Dante sia stupendamente attuale. Non trova occasione che per parlare di Maria, ne è innamoratissimo. Da bambino perse la mamma piccolo, e ci dice uno scrittore, Papini, che volle sostituirla con un'altra mamma e scelse Beatrice, che è figura di Maria. Non ebbe il papà perché gli venne a mancare per lungo tempo, che era appena adolescente, Alighiero II, e questo papà diventa la figura paterna di Virgilio, l'adiuvante
primo che incontra nella diserta piaggia e che viene in suo soccorso. La sua devozione mariana fu tenerissima. Le città che portavano il nome della Madonna erano tante. Bisognava cognominarle, chiamarle col nome e col titolo della Madonna per distinguerle: Santa Maria in Fiore, Nova, Novella. La stessa città di Firenze portava il simbolo del ciglio del fiore, e Nazareth significa città del fiore. Anche qui è una diocidenza. La città del fiore, che è la città di Maria, genera il fiore Dante, che ci parla in maniera superlativa e sublime di Maria. Dante ne è innamorato. Dice che ragazzo incontra lo sguardo di Beatrice, dove s'udia parole della Regina della Gloria, quinto libro della Vita Nuova, in un luogo in cui si celebravano le lodi in onore della Vergine. Nel 28° canto, sempre dello scritto giovanile, ci dice che quando Beatrice muore va a gloriare sotto l'insegna della Virgo Maria. Nel 34° libro, in occasione del primo anniversario della morte, ci dice che fu portato nel ciel dell'umiltà ove Maria. Ora, questi continui richiami, forse ancora nel cuore di Dante vi era l'eco della ninna nanna che cantava Monna Bella, che poi lo invierà alla tutta bella, alla Panaghia. Ninna nanna, questo bimbo è della mamma e della nonna e di Dio ed è della Madonna, perché era tradizione a Firenze che si invocasse la Vergine, Novella Lizia, durante il parto. Maria mi è chiamato in alte grida, dirà il Trisavolo Cacciaguida. Ma dolce Maria, dicono anche nella cornice purgatoriale i penitenti, gli invidiosi, appunto invocando Maria. Maria viene invocata alla nascita, come è il caso di Bongonte, alla morte o alla nascita. Tutta intera la vita è nel segno di Maria. I bambini venivano poi presentati in chiesa e consacrati alla Madonna. Dunque, le rappresentazioni della Madonna anche nel mondo pittorico erano tantissime. Dante ne era sempre di più innamorato e affascinato. Quando più lo si studia in profondità, si scopre che molti possono essere anche gli spunti che prende. Per esempio, la Candida Rosa, immaginata circolarmente, è la seconda visione delle Shivas di Hildegard di Bingen, la quale dice molto chiaramente che il paradiso è immaginato come un anfiteatro a gradini. E nella sesta visione poi ci dice qualcosa in più di ancora più stupefacente, che si tratta della seconda immagine del figlio, l'immagine del figlio è nel secondo cerchio, il cerchio che fa riferimento appunto al figlio, l'immagine umana nel cerchio. Dante ci descrive proprio l'effigie, la nostra effigie, l'effigie, la carne nostra che ha preso Gesù. Anche un rosone di una chiesa ha potuto mettere insieme i gradini ed ecco la Candida Rosa. Ora, al di là dei prestiti, la genialità di Dante è nell'aver saputo creare un'opera che è filosofia, poesia, teologia, è una dissertazione, ma soprattutto e principalmente è e rimane altissima e ineguagliata poesia. È una poesia che trova un respiro lungo se si riconosce nel segno di Maria. Maria che ci viene presentata come madre di misericordia fin da subito, misericordiosa, eleusa nei riguardi di Dante. Ma Maria è presentata nel mistero dell'incarnazione, nel terzo canto, perché di Maria non si parlerà più, vi era la legge del decoro, il fren dell'arte, il prepon, che impediva che si potesse parlare della Madonna nell'inferno. Eppure, ha detto tutto questo con quei versi che vi ho citato, cos'altro avrebbe potuto aggiungere? Procederò adesso sveltissimamente perché mi rendo conto che il tempo è tiranno. Matto è chi spera che nostra ragione possa comprendere l'infinita via che tiene una sostanza in te persone. State contente, umana, gente arquia, che se possuto aveste veder tutto, mestier non era parturir Maria. Avrebbe potuto dire che si incarnasse Cristo, invece ci dice che Maria partorisse. Straordinario. Fa riferimento proprio alla Madonna, la situa e la pone nella salvezza, nella storia della salvezza. Noi ci possiamo fermare al quia, non possiamo capire il quia, il motivo profondo dell'unità e della Trinità di Dio. Saremmo sciocchi se osassimo farlo.
Maria compare subito poi, invocata ad esempio da Bongonte, ci sarebbe tanto qui da dire. Maria Midier, abbiamo sentito chiamata in alte grida quando nasce Trisavolo, invece qui, nel nome di Maria finì la parola sulla bocca di Bongonte, che correndo a piedi insanguinando il piano, alla confluenza dell'Acchiano con l'Arno, invoca, penitente all'ultima ora, fa parte di quei penitenti negligenti che pendendo e perdonando alla fine della vita di uscirono, ci dice Dante, pacificati. Basta una lacrimetta ed ecco avviene la salvezza. La salvezza nel nome di Maria. Bellissimo poi il soccorso di Maria attraverso i due astori, ancora nell'antepurgatorio, dopo la recita, il canto settimo, della Salve Regina, l'ora dell'imbrunire, il nostalgico richiame del cuore di Dante, come dei naviganti che hanno detto addio ai dolci amici, finalmente si sente la squilla di lontano. Era stata introdotta la pratica dell'Ave Maria nel 1095 da Urbano II, era diventata col capitolo di Pisa dei Francescani obbligatoria recitarla la sera. Dante ascolta la recita dell'Ave Maria, poi accompieta gli angeli con le spade affocate che corrono in soccorso dei principi negligenti, mettendo in fuga il serpente che strisciando verrà via via, che verrà da un momento all'altro. La Salve Regina, l'Ave Maria, ascolta Dante commosso, era stata la Salve Regina di lì a poco inventata da Ermanno il contratto con la Regina Celi, la Santa Maria il secolo dopo, anzi qualche decennio dopo la morte di Dante si aggiungerà. Dante ci dirà addirittura che giorno e notte, mane e sera, sempre, in ogni momento, dal diluculum dell'alba fino alla notte profonda, recita l'Ave Maria, recita la preghiera dell'angelo a Maria. Nel Purgatorio ci viene presentata Maria come modello di virtù, exemplar virtutum, i superbi, modello di umiltà, ecce ancilla domini, dice l'angelo, caire ave, gioisci, rallegrati, e la Madonna dice sono l'umile serva del Signore. Superbi, poi l'invidia, avere gli occhi chiusi, non vedere il male nell'altro, avere invidia appunto dell'altro. E agli invidiosi viene presentata la sollecitudine, la carità amorevole della Madonna a Cana, che dice vinum non abend, come la voce degli angeli probabilmente grida. Dunque Maria si preoccupa della brutta figura che avrebbero fatto gli sposi. Ira, anche qui l'immagine bellissima, statica, di una visione di una donna che sull'atto dell'entrare, qui la protagonista vera è Maria, Gesù diventa persino il deuteragonista, il secondo protagonista. Dante sposta, incredibile, l'attenzione sulla Madonna. Nell'atto dolce di madre vi è una gentilissima riprensione verso il figlio: perché hai fatto così verso di noi? Tuo padre Dio, adorato, ti cercavamo. Quindi Maria qui si dimostra sollecita nell'agire per altrui, vi è una profonda sensibilità materna verso il figlio, la superbia, l'invidia, l'ira, l'accidia, la turba magna, siamo tutti un po' accidiosi. Ebbene, sono loro che gridano: Maria corse con fretta alla montagna. Luca ci dice abit con festinazione, Dante ci mette con fretta, corre verso la Giudea per andare a incontrare l'anziana parente Elisabetta, e si ferma 3 mesi, quando è il tempo dell'arca dell'alleanza, perché Maria è la nuova arca dell'alleanza. Allora gioisci figlia di Sion, esulta figlia di Israele, rallegrati con tutto il cuore, perché il tuo Salvatore è qui, dice Sofonia. È l'arca dell'alleanza che è Maria. Maria ci ha portato il Salvatore. Ricordano la sollecitudine di Maria: superbia, invidia, ira, accidia, poi l'avarizia. Ad esit pavimento anima mea, sprofondati sul pavimento, anche loro ciechi, devono ricordare invece che la Madonna fu poverissima. Povera fosti tanto, come vedersi può da quell'ospizio. Fattene in greco, mangiatoia, ove sponesti il tuo portato santo, dove hai messo il frutto del tuo amore, lì in una greppia, in un caravanserraglio, una regina
che francescanamente ha vestito questa volta i panni della povertà estrema. Ecco i due estremi di Dante, la regina solenne, la chiriotissa, ma anche la popolana, la povera. Mette insieme la storia della salvezza in riferimento alle situazioni e alle condizioni della Madonna. Maria ci viene poi presentata come modello dell'ultima virtù che si oppone al vizio. Clarvit omni virtute, carvit omni vizio, dice tranquillamente Corrado di Sassonia nello Speculum Beate Virginis Maria, che prende a prestito Dante, alla lettera, con la sua genialità poetica. Brillò per tutte le virtù, fu carente di ogni vizio. Virum non cognosco, non conosco uomo. Non poteva avere nessuna attrazione per l'uomo, se era panachia, tutta santa, se non aveva conosciuto peccato originale. Dunque, in queste cornici, le sette cornici purgatoriali, Maria ci viene presentata come il modello per eccellenza di ogni tipo di virtù, che si oppone al vizio, la virtuosa per eccellenza. Regina di ogni di tutte le virtù, ma anche delle virtù specifiche dei sette vizi capitali, sia del mal obietto, sia del troppo e del molto di vigore, come Dante stesso si preoccupa di dirci, in sintonia con Beraldo e con Sant'Agostino. Poi troviamo il riferimento implicito, ma non può non essere così, alla Madonna sul paradiso terrestre. Benedetta sii tu in eterno e benedetto in eterno sia nelle bellezze tue. Queste parole che dicono i 24 signori, preceduti dai sette candelabri, con le sette virtù alla destra e alla sinistra rota danzanti, non possono che riferirsi alla Madonna, sono il saluto dell'angelo, a cui Dante però aggiunge, da poeta sommo qual è, le bellezze tue. Perché la verità per Dante è bellezza. La verità, se non è bella, non è vera. Come poeta non può che dire che la bellezza è pulcritudo, aggiunge il carattere della bellezza alla teologia e fa sì che la poesia diventi una splendida verità teologica, l'anagogia, appunto, come si diceva. E poi ancora, veni sponsa del Libano, dice l'autore del Cantico dei Cantici, vieni dal Libano del cielo a vedere la miseria della terra, che è rappresentata appunto dalla sofferenza che subito dopo si dirà di Maria ai piedi della croce, quando il Salmo 78 fa riferimento venerunt gentes a distruggere, la deportazione in Babilonia, la sofferenza, si invoca la vindice spada di Dio in soccorso del popolo deportato, e anche qui Dante non può fare altro che ricordare la compassio, la compatiendem, Christi mortem portare, la morte di Cristo che porta nel cuore la Vergine ai piedi della croce, ed ecco anche l'addolorata che si andava diffondendo come culto al tempo di Dante. Maria ci viene presentata addolorata ai piedi della croce. Velocissimamente, il cielo della luna, Riccard canta l'Ave Maria e cantando vania, poi sprofonda nell'acqua, canta l'Ave Maria, la stessa Ave Maria che è il saluto dell'angelo. Vedete come c'è una ripetizione sia nel purgatorio che all'inizio del paradiso. Abbiamo già accennato alla nascita, Maria invocata nel momento della nascita, Salomone ha una voce appena più dolce, quasi ritrosa di quella dell'angelo, ci dice nel cielo degli spiriti sapienti, dove all'undicesimo canto che ho commentato nella cattedrale di Salerno, Dante dice che la povertà fu così radicalmente sposata da Cristo, io preferisco la dizione salse di alcuni codici antichi, da salire sulla croce mentre la Madonna rimase ai piedi, ma non indifferente, a piangere col figlio, perché Maria è madre universale anche nella maternità spirituale, spiritualmente è morta ai piedi della croce con il figlio moribondo, nell'atto in cui affida la Chiesa a Giovanni. Poi il 23° canto a cui ha fatto riferimento il professore, leggere questi versi sublimi, se ci fosse il tempo, sarebbe incredibile. La rosa in che il Verbo divino carne si fece, lui che dice che recita l'Ave Maria giorno e sera, sempre. L'Ave Maria diventa per lui una poesia, una preghiera che avverte la necessità di dover recitare. La facella dell'Arcangelo Gabriele che scende, lo sguardo di Dante che si protende verso la luminosità della viva stella che lassù vince come qua giù vinse. Lassù vince in santità, in misericordia, in amore, come qua giù ha vinto nell'esercizio eroico, si capisce, delle virtù. E poi l'angelo che le gira intorno,
come una circolata melodia. Molto più bella questa circolata melodia, ad esempio, dirà Focazzaro, che la corona delle 12 stelle dell'Apocalisse. Bellissimo questo verso. Fubini addirittura preferisce il verso di Dante che prega giorno e notte la Madonna tutto il 33° canto, perché è così vero, così vivo, così bello, sente la necessità di recitare l'Ave Maria. E poi l'immagine dei beati che si protende verso l'alto, come il bambino che appena ha allattato di necessità vuole ringraziare e stringere il seno della mamma, così si protendono verso l'alto nello sguardo ammirato di Dante, e poi sostano e poi cantano la Regina Cieli, che è la vittoria sulla morte e sul peccato. L'incontro con San Bernardo nel 33° canto, il saluto bellissimo a Beatrice, anche qui il professore lo ricordava, acconcia il tuo sguardo, guarda in alto, ma guarda in fondo, dove c'è la regina a cui tutto questo regno è suddito e devoto, devoto della Madonna, della tutta bella, della Panachia. E anche qui allegrezza, bellezza, sublimità di canti, andrebbe letto e commentato. E poi ancora San Bernardo che gli dice: guarda la faccia che a Cristo più somiglia, solo la sua chiarezza ti può disporre a vedere Cristo. Ancora una volta, è la terza volta che incontra Maria, e questa volta distende le sue ali l'arcangelo Gabriele, un'immagine di una bellezza ineguagliabile. Piove dall'altezza dell'Empireo, probabilmente dal Celum Trinitatis, quello che è proprio più in alto, il cielo della Santissima Trinità, per le menti sante, per gli angeli che devono trasvolare da quell'altezza fino a giungere su Maria. La spiegazione della Candida Rosa, che è salto perché non c'è il tempo, propinquissimi sono Pietro e Adamo, alla destra e alla sinistra, Maria divide l'antica con la nuova alleanza, Eva che è tanto bella ai piedi della Maria con un acoluto splendido, la piaga richiuse ed unse, quella piaga che aperse e punse Eva, perché ella è la vera novella Eva, la prima Eva peccatrice, abbiamo detto Sant'Ignazio, Sant'Ireneo, San Giustino, Dante, la novella Eva, madre della salvezza e della redenzione, questa volta è Maria. E poi è così cominciò questa santa orazione, due punti, 32° canto, e comincia poi il 33°, che dire che nelle prime tre terzine la redologia, la virtù, la celebrazione della lode, la captatio benevolentia o quant'altro dir si voglia, e poi la supplica, la petizione degli altri, leggeremo in piedi questo, i primi 39 versetti e poi ci fermeremo, esigerebbe un'altra conferenza. Perché qui ogni parola è pensata, meditata, riflettuta, interiorizzata, gli ossimori che si succedono, i climax in ascensione che si tengono dietro l'un l'altro, la Madonna che è inserita nella storia della salvezza dall'eternità, figlia del figlio, la Vergine che è termine fisso dell'eterno consiglio, alta più che creatura, misericordia, pietà, magnificenza, che tutto può, onnipotente per grazia, infinitamente misericordiosa, a cui rivolge in continuazione le preghiere, prega che non siano insufficienti, perché non imploda, non scoppi potendo guardare direttamente nel viso, si intende in senso metaforico, in questa stupenda antropologia umana, perché Maria diventa l'antropologizzazione dell'uomo, di Dio, e la teologizzazione dell'uomo. E questo ci vuole dire in quest'ultimo splendido canto. Quindi nella parte finale chiede che finalmente possa essere ammesso a contemplare Dio. E nel momento in cui vede racchiuso in un volume ciò che per l'universo si squaderna, e poi contempla la Trinità, e poi l'incarnazione, quindi finisce l'incarnazione, ancora una volta si ritorna a Maria, ancora una volta si torna ad Arcangelo Gabriele, e poi lo sguardo di Maria, quello sguardo che si era abbassato per soccorrere Dante, è lo stesso sguardo silenzioso, perché Maria ha detto solo 7 parole in tutti gli Evangeli e i sinottici hanno solo 200 versetti, Dante invece ne ha 250 per la Madonna, 250 in riferimento a lei complessivamente. La nomina 43 volte, 29 volte la nomina in paradiso, 13 nel purgatorio, probabilmente 2 nell'inferno, anche una seconda volta in riferimento all'uomo che nacque e visse senza pecca. A questo punto persino
conservare sani i suoi affetti perché tornando sulla terra possa fare memoria di ciò che non è possibile, perché la memoria dimentica. L'aveva detto in apertura nel primo canto del Paradiso, dove introduce il concetto del trasumanare. La gloria di colui che tutto muove nell'universo penetra e risplende in parte più e in meno altrove, del ciel che più della sua luce prende. Io fui e vidi cose che dir non sa né può chi di lassù discende. Allora, come fare a poter raccontare tutto questo? Maria conserva ancora sani i suoi affetti, perché Dante, quando torna, possa rendere la visione, la faccia conoscere a tutti. È giunto all'apice, ha conservato le facoltà della mente razionali intatte, ma si è però anche abbandonato col cuore. Finalmente, veramente si può dire esse in Deo et cum Deo, aggiunto il suo sembiante col valore infinito, l'infinito valore di Dio, è giunto al termine di tutti i desii, a contemplare il volto inesprimibile, inenarrabile di Dio. Ha tentato di farlo, poeticamente lo ha potuto fare, nessuno prima di allora né mai potrà arrischiarsi, azzardarsi a fare tanto. Ma quando la teologia veste i panni della filosofia, questo è possibile. E Dante, per questa ragione, diventato poeta della teologia, ha potuto farlo. Ci ha regalato versi che sono di una tale bellezza e profondità che vanno solo scolpiti e interiorizzati, anzi, come ci diceva Padre Alessio, pregati e pregati in piedi. Ed è quello che farò. Purtroppo avrei voluto sviluppare molto di più e meglio tanti altri aspetti, ma credo di avere, se non altro, stimolato la curiositas a volerlo fare da parte vostra. Manzoni conclude I Promessi Sposi dicendo: se vi abbiamo annoiato, credeteci, non si è fatto apposta. Grazie. Allora ringraziamo Padre Bianco per questa magnifica Lectio Magistralis, che ha attraversato sostanzialmente tutto il poema, insomma. Vogliamo ringraziare naturalmente anche la sua capacità, diciamo, di rappresentare la grande poesia di Dante. Naturalmente noi ringraziamo anche Padre Alessio per la sua presenza e volevo anche segnalare la presenza di alcuni colleghi che sono venuti anche per ascoltare Padre Alessio, Padre Bianco. Mi riferisco alla collega Milena Montanile e anche alla collega Maura Locantore, che sono qua, diciamo, venute proprio per ascoltare la parola di Padre Bianco, oltre naturalmente tutti quanti i presenti. E un saluto particolare va anche al dottore Elefante, che è stato uno dei grandi organizzatori di questo incontro. Noi gli siamo veramente grati, e naturalmente anche colui il quale, diciamo, guida sempre tutte queste operazioni insieme con Padre Bianco, il nostro grande collega Carlo Sandoli, sempre, diciamo, su un terreno di grande presenza, perché naturalmente Dante merita tutto questo dopo tutto quello che abbiamo sentito. Grazie ancora e arrivederci. Allora, solo, ecco, un minuto prima di leggere, un minuto dura, non preoccupatevi, solo un minuto. In piedi voglio ringraziare il dottor Cosimo Micali, che dalla Sicilia con un pulmino ha voluto essere qui presente. Vedo tanti amici anche di Potenza, altri da altre regioni, di Cignore, qui convenuti, e vi ringrazio perché quando si parla di Dante è sempre un motivo di grande gioia, perché ci fa vivere e respirare la cultura in profondità a 360 gradi. Siamo partiti dall'alto, dalla mariologia splendida, ineguagliabile, che è quella dei padri greci. Abbiamo visto come per certi versi neodem sensu, neodengue sentenzia, lo faccia anche Dante. Subito dopo però questa grande sintesi finirà, non si avranno più personaggi dell'altezza e dello spessore di Dante, anche perché quando nel 1321 pose la stanga man, avendo completato il paradiso, andò in paradiso e morì nel mese di Maria, settembre, come a maggio nel 1265 nel mese di Maria era nato. Anche questo ci dovrebbe non poco far riflettere. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattor non disdegnò di farsi sua fattura,
Del ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo, nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Qui sei a noi in meridiana pace di caritate e Giuso, Indra immortali sei di speranza, fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vani che qual vol grazia a te non ricorre sua disianza, vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna, quantunque in creatura e di bontate. Or questi che dall'infima lacuna dell'universo avvedute le vite spiritali ad una supplica te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più in alto verso l'ultima salute. E io che mai per mio veder non arsi più che fo per lo suo tutti i miei prieghi di porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nubili disleghi di sua mortalità coi prieghi tuoi, sì che il sommo piacere li si dispieghi. Ancor ti prego, regina, che vuoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinga tua guardia i movimenti umani, vedi Beatrice con quanti beati per i miei prieghi gli chiudono le mani, gli occhi da Dio diletti e venerati, fissi nell'oratorio, le dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all'eterno lume s'addrizzaro, del qual non si deve credere che si invii per creatura l'occhio tanto chiaro. E io, che a fin di tutti disia, propinguava così come io dovea, l'ardor del desiderio in me finì. Credo possiamo fermare perché poi comincia la parte finale verso l'indiamento, possiamo dire quella parte che lo vede immerso in profondità nel mistero trinitario. Però il figlio è l'ultima visione, segue la triade, la visione del figlio, e nel figlio, nello sguardo finale, prima di affiggere poi gli occhi nell'amor che muove il sole e le altre stelle, la contemplazione per un attimo, qui all'alta fantasia mancò la posta, la vista immaginativa non potette reggere a questo abbagliante e abbacinante sguardo del lavoro bruciante, dall'abissus invernalis all'abissus luminis, della supermanans causa, fino a sprofondare, a raggiungere quella inesitas, quella profonda intima unione con il tutto, senza panteisticamente confondervisi. È la parte più difficile a cui bisognerebbe dare molta attenzione, perciò non l'ho voluta leggere, perché qui finisce nel senso stretto la preghiera alla Madonna, e non c'è assolutamente opposizione o divergenza o distonia tra quanto afferma nella parte della lode e della supplica con quanto poi avviene nella parte che segue, che esplica per così dire il procedimento verso la visione finale. Grazie a Maria, grazie orando convien che si impetri, non sarebbe stato possibile vedere Dio, ma senza Maria, dice Courtain, Purgatorio è la terra di Maria, non avremmo avuto sicuramente la Divina Commedia. Quindi se noi l'abbiamo avuta è grazie a lei, di questo le saremo sempre infinitamente grati. Grazie a tutti e buonasera. Siamo così giunti alla conclusione della Lectio Magistralis tenuta questa sera da Don Michele Bianco. Io passo brevemente la parola a Don Carlo Magni, che è il parroco della cattedrale, per un saluto e un augurio di un buon e santo Natale. Domani inizia la novena. A nome della comunità dell'unità pastorale che presiedo, rivolgo a tutti i presenti un augurio, in particolare poi ai relatori, un augurio affettuoso di un Natale sereno, ricco di grazia, ma soprattutto nella luce della Vergine Santa, un Natale che faccia risplendere nel vostro cammino e nella vostra vita la grazia dell'incarnazione e di sentirci davvero uniti insieme nella grande famiglia della Chiesa per poter elevare un canto di gloria al Signore che viene, nasce in mezzo a noi e che porti pace ad un mondo che senza Dio la pace non la trova. Grazie ancora e buon Natale. Ora ci sarà la consegna di attestati di stima di Bergamene da parte del Presidente dell'Associazione Consumatori.
Allora, volevo fare un'attestazione di stima al sacerdote Don Carlo Magna, parroco della Basilica Concattedrale di Campagna, Santa Maria della Pace, come segno di stima e di riconoscenza per l'opera di promozione sociale, umano e culturale. Dottor Carmine Granito, Associazione Giovanni Palatucci, come segno di stima. Naturalmente non c'è la professoressa Pina Basile, Presidente della Società Dante Alighieri di Salerno, come segno di stima e di conoscenza per l'opera di promozione della cultura dantesca, e lo consegno al Dottor Antonio Elefante, Università di Studi di Salerno, come segno di stima. Alberto Granise, Università di Studi di Salerno, come segno di stima e di riconoscenza per il contributo dato per gli studi e nella ricerca della cultura dantesca. Al padre Alessio Mandarlo Ieromonaco, patriarca di Costantinopoli, come segno di stima. Non per ultimo, al professor Carlo Sando, l'editore, come segno di stima e di riconoscenza per il contributo dato per gli studi e nella ricerca della cultura dantesca. Desidero ringraziare, buonasera a tutti, soprattutto i miei più vivi sensi di apprezzamento per la lezione magistralis del professor sacerdote Michele Bianco, per la riflessione straordinaria che ci ha consegnato, ci ha restituito autorevolmente anche padre Alessio, patriarca di Costantinopoli. Desidero altresì ringraziare il parroco, il rettore di questa cattedrale di Campagna, non ultimo anche il dottor Antonio Elefante dell'Università degli Studi di Salerno, tutti voi per aver partecipato, il gruppo San Pio di Torre, il professor Alberto Granise, i miei colleghi, non ultimo anche la professoressa Milena Montanini dell'Università degli Studi di Salerno, la professoressa anche Maura Locantore dell'Università della Basilicata, la professoressa Nella Puglia dell'Università degli Studi di Salerno, che ovviamente ha coordinato con me anche l'organizzazione di questo evento mirabile. Grazie ancora. Another day without your smile, another day just passes by, but now I know how much it means for you to stay right here with me. Time we spend apart will make our love grow stronger, but it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna go on with you, I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you, I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. A thousand miles